Eccoci qua, buonasera, benvenuti. Paddock continua avanti questo mese di dicembre, super carico di argomenti. Questa sera ce ne saranno veramente di tutti i colori, ne parleremo insieme a voi ma soprattutto insieme ai nostri amici. Il posto qui di fianco a me è ancora vuoto per Arturo Merzario, sta tornando da Melbourne, l'ho sentito ieri, dove è stato insieme ai politici, ad Alfano, chissà cosa c'ha da raccontarci il grande Arturo, però rientrerà la settimana prossima. Il suo posto è ancora vuoto, sta arrivando Giacomo Agostini, di fianco a lui l'ingegnere Marco Calobolo. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao. Exatron, grazie per essere con noi. Ciao Marco. Patrizio Cantù, super carico, sei vestito come un collegiale, come veramente una puntata di Happy Days, scarpa da tennis, maglioncino, fantastico, bello bello elegante. Eh beh, insomma è così. Sto facendo i complimenti. Siamo tutti tra giovincelli, quindi ragazzini, ragazzini. Grazie. Gigi Perotti, ciao Gigi. Buonasera. Ben ritrovato. Ciao Stefano D'Aste, ciao Stefano. Ciao Frank. Per te ne abbiamo veramente tante stasera, preparati, so che tu devi andare via prima, c'è una cena all'Otus Club, ma prima ti dobbiamo massacrare, beh, come sempre. Va bene, dopo il Rally di Monza c'è per tutti voi che andate a farvi pettinare. Va bene, Palazzoli, buonasera. Buonasera, avevo portato per Arturo un qualcosa che gli ricordava la presentazione del Merzario Team, però Arturo non c'è, quindi glielo riporterò. Volevo pagargli un biglietto, facciamolo vedere, altrimenti la gente a casa dice sviene, non capisce di cosa si tratta. Dallo a me che lo faccio vedere io qua. Ce l'hai lì? No? Ce l'hai lì? Vai Matti, grazie. Ecco lì. Cos'è? Spiega cos'è. È la presentazione della vettura del Merzario Team nel 1970 e ci sono meccanici che ci sono ancora, altri che purtroppo sono deceduti, non ci sono più. Ed era avvenuto alla festa Autosprint, no? Sì, esatto. Che si tiene stasera. Stasera. Era avvenuto alla festa Autosprint alla quale avevano premiato Mario Andretti. Va bene, Pino Allievi, buonasera. Ciao buonasera, Pino. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi, dopo 2 giorni sei in giro per il mondo, non sei voluto mancare, grazie per essere qui. Daniele Galbiati, anche te sei sempre in giro, ciao Dani. Buonasera. Bello averti qua. Ezio Gianola, protagonista, attenzione, della Gianola 4 domani sera. Ormai sono Gianola. Abbiamo fatto Dynasty. È una roba incredibile. Hai monopolizzato una puntata, siamo arriviamo alla 32esimo fino al 2020. Gianola 4, ma adesso la cosa bella è che è storia di motori, lui ormai si diverte, l'ha monopolizzata. Attenzione di un laghetto alla Merzario. Su YouTube è tutta la mia storia. Devi andare a guardare perché vengono fuori delle chicche. Ho parlato male, sei tu. 4 puntate neanche per Natale. Ma la quinta dobbiamo farla perché non ha ancora parlato di donne. Neanche perché ne direi. Neanche Discovery Channel l'ha fatto. Va bene, Paolo Ciccarone, ciao Cicca. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, bello carico. Vorrei fare anch'io la seconda, Cosa? Vorrei fare anch'io la seconda. Puntate su Ciccarone questa storia. Con le domande giuste le capirei. Sì, sì, vabbè, la prima è stata molto bella. Su Perrotti. Cioè, ce n'è da scrivere. Arriverà anche il suo turno, arriva, dovete piombarci tutti a storia di motori. Bruscolini è già collegato, lo salutiamo, poi andiamo. Ce l'hai? C'è comunque, ce l'abbiamo, il Brusco è carico. Ci fermiamo un attimo, lì alla regia, poi torniamo alla grandissima. Vi do quest'anteprima, ragazzi, una roba che mi promettete però di non dirlo a nessuno. Sembra che l'Alfa Romeo torni in Formula 1, però tenetela lì, è una notizia bomba, la diciamo noi prima di tutti qua a Paddock, ma poi ricominceremo da un incidente, perché il Rally di Monza è stato un incidente che veramente abbiamo rischiato il dramma, poi ve lo faccio vedere, ne parliamo insieme. D'Aste è sbiancato, sa già, forse non hai capito il dramma che si è sfiorato. Tutto bianco, torniamo subito. È il classico incidente sulla superstrada Milano. Ho scelto Fassina perché in 20 anni ha accontentato più di 300.000 clienti. Abbiamo scelto Fassina perché ha la soluzione per ogni famiglia. Ho scelto Fassina perché pensa anche a noi anziani. Abbiamo scelto Fassina perché pensa anche a noi giovani. Ho scelto Fassina perché pensa anche alle esigenze di noi mamme. Abbiamo scelto Fassina perché è la scelta giusta. Fassina, in via Rona 15 e in via Grassi 98 a Milano. M. Serramenti, apri una finestra al risparmio, propone 2 finestre misure 130 x 150, una porta finestra misura 140 x 240, una finestra misura 70 x 150, in PVC bianco, profilo Beka da 82 mm, 7 camere, doppio o triplo vetro, 3 guarnizioni in classe A, per un grande risparmio energetico, al posto di 4.200 euro a solo 1.950 euro, serramenti sui quali beneficerete della detrazione fiscale del 65%. Rendere efficiente la vostra casa sarà semplice e conveniente. Chiama ora per un preventivo gratuito al numero verde 800 13 43 43 oppure vieni a toccare con mano la qualità dei nostri prodotti nei nostri showroom. Siamo a Milano in Viale Abruzzi 4 e in Via Rembrandt 22, a Ponte Lambro in Piazza Vittorio Veneto e a Saronno in Viale Europa. M. Serramenti realizza porte interne, porte blindate, grate, zanzariere, finestre in alluminio, legno e PVC. M. Serramenti, apri una finestra al risparmio. Eccoci qua, pronti a partire per Paddock. Dai, no, andiamo dopo andiamo con quell'incidente lì del Rally Monza che è bestiale, per cui è un po'... lasciamo che i bambini vadano a letto o vadino a letto, come qualcuno ama dire. Partiamo invece col tema importante, l'Alfa Romeo che torna in Formula 1 e torna alla grandissima facendo motori, facendo telai, facendo tutto di più con piloti italiani, per cui alla grandissima. Dai, scherzi a parte, è stata questa presentazione sabato che abbiamo mandato in onda ieri sera in edizione integrale. Patrizio, drammatico. Chi c'era? Buon Marchionne ha fatto il suo exploit, sembrava proprio a casa sua e praticamente ha invitato tutti. A casa sua. Era a casa sua ma sembrava ancora più a suo agio. Beh, certo, in effetti ha invitato tutti, c'erano da Todd praticamente a Cantù, a James Carey, no, c'era Pino Allievi, c'erano già Ciccarone, c'era tutta la gente e lì importante. Da Fangio a Ericsson. C'era Paddock, no, la cosa bella, la parabola è da Fangio a Ericsson. Ma la cosa bella è la location che hanno fatto. Da Fangio, partiamo da lì, che alla fine i piloti, gli amici da casa scrivono, dicono ma come, ha parlato di Giovinazzi, finalmente un pilota italiano. Noi di Giovinazzi abbiamo detto quello che pensiamo, no? Più di una volta abbiamo detto probabilmente magari non è all'altezza di Verstappen, qualcuno di noi o di voi sostiene che possa essere assolutamente un pilota all'altezza di... E alla fine, pronti via, arriva l'Alfa Romeo, Italia grandissimo, fantastico, Giovinazzi fuori. Eh beh, ma c'era un posto e dovevano scegliere fra Giovinazzi, Leclerc e hanno scelto Leclerc e Ericsson, nell'ultimo... Perché Ericsson era già... Sicuro? No, Ericsson è quello che ha portato i soldi della proprietà svedese, che ha salvato i debiti e praticamente al 40% di proprietà della squadra, quindi il pallone è il suo, cosa fai? Glielo togli, non lo fai giocare, quindi questo era il primo problema. Il secondo, Leclerc è uno che dal punto di vista manageriale è messo non bene, benissimo, visto la famiglia che lo segue e visto anche che all'interno della Ferrari qualcuno già da tempo, l'avevo anche scritto in epoca non sospetta, sì, il figlio di Giantone, un management bello attivo, vivace. Era la presentazione dell'Alfa. Per cui da questo punto di vista già a giugno avevo scritto che per Giovinazzi la strada era segnata, anche perché c'è stata una dichiarazione di Gunther Steiner della AS che non è che sia stata positiva. Infatti ha detto l'esperienza di Giovinazzi in AS non so quanto sia stata negativa, di sicuro non è stata positiva. E questo no, secondo me peccato, ma l'ha avuta, per due gare l'ha avuta, quindi... Sì, ma non solo, l'hanno anche messo, secondo me l'hanno anche messo su in maniera sbagliata sotto, esatto. Ti dico una cosa, secondo me Giovinazzi è stato gestito malissimo, l'ha gestito male la Ferrari, l'hanno gestito male quelli che c'è intorno, è vero, perché Giovinazzi non ha mai capito cos'era la AS, no? L'hanno mandato fuori a girare, io ricordo dove era, Ungheria, non so dove. No, dopo c'è stato un Gran Premio dove Ungheria, hai ragione, Budapest. Mi sembra ricordare dove rientra Grosjean dopo due giri e dice la macchina è inguidabile. Allora tutti sorpresi eccetera, ma come la macchina è inguidabile? La macchina non sta in strada. C'era in pista Giovinazzi, a quel punto se tu hai il primo pilota che ti dice che la macchina è inguidabile, beh ti devi fidare, Grosjean corre con loro da 2 anni, è uno che in Formula 1 da parecchi anni, è uno veloce, è uno che capisce. Conosce la macchina a fondo. Ferma Giovinazzi, no, l'hanno lasciato andare avanti, poi ha fatto un testacoda e ha detto ah guarda quel cretino che è andato in testacoda, no? Allora vuol dire che non c'è. Idem quando ha corso con la Sauber, dove era il Cina, il secondo Gran Premio dell'anno, che si è girato e l'hanno mandato fuori con delle gomme che non erano adatte all'asfalto viscido. Ma lì lui deve avere il box, uno che gli dica no, senti adesso non girare, lascia che giri l'altro. No, non c'è. La Ferrari secondo me non l'ha protetto. No, non lo ha minimamente protetto. Ma perché la Ferrari non aveva nessun interesse a proteggerlo, perché c'era l'altro canale già pronto. No, e magari non aveva nessuno in grado di proteggerlo. La Ferrari lo paga, quindi come tale, cioè, l'ha preso, è un terzo pilota. Infatti il suo lavoro, il simulatore l'ha fatto, si è fatto avanti e indietro quello che doveva fare. Guarda che anche in pista. No, la verità è che lui non è uno della Ferrari Academy, è solo uno che piace a Marchionne, oltre a tanti di noi. Certo, ha avuto un contratto ufficiale come terzo pilota. E quest'anno farà comunque con la Sauber 6 prove ancora, esattamente come ha fatto con la Haas, me l'ha confermato anche Vassero, poi ce l'ha detto a tutti, praticamente girerà sia con la Haas che con la Ferrari che con la Sauber. Ora non lo so, avevo visto scuotere la testa, perché scuoti la testa? Poi si diventa difficile per un pilota esperto avere dei riferimenti su tre vetture, figuriamoci per uno che tutto sommato in Formula 1 sta muovendo i primi passi. Esatto. Cioè, che riferimenti può avere, che crescita può avere? Cioè, non è il modo di investire su non è l'approccio giusto, dici, soprattutto su una Formula così specialistica. Assolutamente, Franco, è troppo dispersivo. Credo che i due incidenti in testacoda che ha fatto, secondo me, hanno inciso comunque. Al di là di tutto, hanno inciso perché l'hanno definito un pilota non capace. Cioè, tu arrivi, sei un dio, fai un errore e la Formula 1 ti brucia. Però non devi sbagliare. Guarda, io penso che, come diciamo tutte le cose italiane, ci siamo bruciati l'unico talento che poteva guidare forse una Ferrari, e in questa cosa qua magari sembrerà che io ce l'ho, diciamo, come con lui, però Marchionne aveva detto che il suo impegno era portare Giovinazzi alla Formula 1 e Marchionne l'ha fatto fuori. Perciò io penso che poi tu puoi dire sì, gli diamo simulatori, ma questo ha fatto bene la GP2 un anno prima di Leclerc, che è bravissimo, e ha fatto un anno a far niente. Adesso fa il secondo anno a far niente, io questo l'ho vissuto quando abbiamo portato Badoer in Formula 1, è rimasto per 7 anni, non mi ricordo neanche più quanti anni, in Ferrari, però alla fin fine guidava, faceva solo dei grandi terzi piloti, faceva dei chilometri, d'accordo, ma però alla fin fine un'altra cosa è correrci e poi dopo provare una volta ogni tanto, per giunta provare, che vuol dire anche magari prendere dei rischi, come ha avuto degli incidenti perché hanno provato delle cose un po' strane, cioè, quindi voglio dire, non ha senso. Però ancora una volta conta il grano, contano i soldi, perché alla fine la possibilità c'era, però Ericsson, ci avete detto, lasciarlo fuori era impossibile perché detiene l'Academy, non sarà di Academy, ma diciamo, nel giro della Ferrari cosa conta? I grani, quello che dico, allora alla fine tutta questa cosa non conta niente. Certo, perché la Ferrari, bene o male, ha portato in Formula 1 un prodotto della sua scuola, che è Leclerc. Sì, però, cioè, pensare di metterne due, forse era eccessivo. No, però alla fine non hai pensato neanche, giustamente hai portato Leclerc perché è veramente bravo, si dice che è veramente molto bravo, ma Giovinazzi è arrivato prima di Leclerc, alla fine era uno, non so se magari poteva essere bravo come Leclerc, però uno promettente. Ma certamente Giovinazzi ha fatto delle corse strepitose, cioè è uno che comunque meritava di essere messo alla prova. Allora io dico, dovevano, visto che hanno fatto questa sistemazione, alla fine per creare una seconda Toro Rosso si pensava, o per dire, l'idea era quella. Sì, ma alla fine hai messo fuori l'unico italiano, lo lasci fuori. Adesso onestamente facciamo finta che Giovinazzi non sia italiano, prendiamolo come pilota alle prime armi che non ha ancora fatto una stagione. Tu hai una Sauber che è da ricostruire perché è una squadra sfatta, cioè è un fantasma di squadra. Ti tieni un punto fermo degli anni precedenti, che Ericsson, che non è Fangio, chiariamolo una volta per tutte, anche proprietario. Però ha portato lo sponsor che ha salvato il team. Ti tieni questo qua che bene o male ha esperienza e metti un altro debuttante. Non potevi mettere due debuttanti insieme. Sì, però secondo me non è stupida come scelta. Infatti anche Palazzoni arriva da voi. Sì, no, stavo solo facendo una considerazione. Marchionne ha fatto un qualcosa di ottimo sia per il futuro della Formula 1, sappiamo che nel 2021 cambierà un po' tutto e quindi oggi come oggi Marchionne avrà la possibilità di avere 2 squadre nelle 10 squadre che già esistono. In più ricordiamoci anche qualcos'altro, la Sauber ha ad esempio nel suo complesso una galleria del vento molto valida, quindi ci sarà scambio di informazione, la Ferrari manderà qualche ingegnierino su e potranno quindi sviluppare sia una macchina che l'altra nel migliore dei modi. Attualmente La Sauber avrà il motore Ferrari marchiato Alfa Romeo, ma non c'è. Sì, beh, motore Ferrari marchiato esternamente sulla pubblicità, diciamo, sulla livrea. Ma in più, oltre al motore, senz'altro ci sarà qualcosa nella sospensione posteriore, ci sarà... Però scusa, ti chiedo, perché gli amici stanno scrivendo a casa, ma qual è il senso di avere un motore Alfa che è di fatto Ferrari, perché è un Ferrari su un telaio Sauber? Cosa porta di buono questa operazione all'Alfa? Ha ragione Paolo, secondo me. È una pubblicità, no, è un discorso commerciale. Non è un Alfa Romeo, no, però non è un'operazione tecnica. No, è marketing. Allora, attenzione che all'interno del sistema Formula 1 il fatto di rappresentare due squadre da... La Ferrari... No, no, per carità di Dio, ma noi stiamo pensando all'obiettivo finale, che sono anche gli spettatori, no? No, è solo un discorso di marketing. Ma perché? Primo. Secondo, perché secondo me, guarda che di ingegneri in Alfa Romeo che sono capaci di andare in Formula 1 non ce n'è. Cioè c'è solo esclusivamente tutto ciò che sarà Ferrari. Non ci sono ingegneri targati Alfa Romeo. No, ma per dirti quello che uno dice, magari ci sono degli ingegneri. No, non ce ne sono. Secondo, i ingegnerini della Ferrari che vanno per... Vabbè, allora è un altro discorso. Poi secondo, la Galleria del Vento di Envil, benissimo, funziona anche per altri. Però... Ferrari ne ha 4 di Gallerie del Vento, compreso dall'Ara, cioè, non lo so. Patrizio, però tu sai che oramai ci sono milioni di dati da analizzare. Tutto quello che vuoi, ma ragazzi, se c'è più gente che li analizza in posizioni diverse. Terza cosa che era più importante. Posso, scusa, su questo arrivo, giusto, corretto questo? Assolutamente vero, bisogna tenere presente che la galleria verrà utilizzata per la vettura Sauber. Quindi non è che si può andare a saturare. No, non solo, scusa Marco. No, loro Pascal Picci ha detto che l'affitteranno anche a gente esterna, quindi sarà una fonte di reddito che non è solo Formula 1, ma può essere turismo. La vedo molto dura, perché normalmente lavorano 24 ore su 24, se devono fare uno sviluppo aerodinamico serio, come succede in Inghilterra, dove addirittura alcuni team ne usano 2. Quindi, tornando all'operazione di marketing, secondo me è valida, ma non gestita in questo modo, perché che cosa vuol dire? Una vettura che è Sauber con motori Ferrari, con logo Alfa Romeo, come comunicazione mi sembra che mi faccia acqua da molte parti. Sì, oltretutto prendi l'ultimo team. Oltretutto prendi l'ultimo team. È quello che è costato di meno. Sì, ma non solo, c'è il vantaggio che uno non può andare peggio di quest'anno, e quindi qualsiasi risultato in più è miglioramento. Secondo, per quanto riguarda il discorso immagine, devi dare una connotazione sportiva ad Alfa Romeo. Ogni 15 giorni, ogni settimana c'è un gran premio con una scritta "parleremo tutti di Alfa Romeo", e quindi darà questa impronta sportiva da questo punto di vista. E quindi la comunicazione, l'associarsi, è che poi sia il telaio Sauber, il motore Ferrari, qui stiamo a discuterne tra di noi, ma la maggior parte della gente è convinta che sia Alfa Romeo e che sia tutta Paolo, guarda, è un marchio Alfa Romeo che girerà su 21 circuiti. La gente lo leggerà, penserà che ci sia una connessione, e va bene così. È come vedere Parmalat o qualunque altro marchio che ci ricordiamo. Con un vantaggio in più, se riesce a far vendere qualche macchina, come ha detto Bruno Giacomelli, venderanno più macchine, lavoreranno gli operai e alla fine saranno tutti quanti. Ok, vi chiedo scusa, vi fermo un secondo, ricominciamo da lì, è arrivato anche Giacomo Agostini, lo facciamo accomodare. Tra un minuto torniamo qui in diretta con voi da Paddock. Quella bianca, la minica gemelle è Titanic, la licia nell'azzurro, non di Titanic questa. Wow, anche qui! Salvat! Sì, l'ho trovata! Bandone! Oh, è perduto anche Iaio! Tony Fassina! Guarda mamma! Per essere davvero grandi bisogna saper restare sempre un po' piccini. Gruppo Fassina, in via Rona 15 e Via Grassi 98 a Milano. Motostar, la grande concessionaria Honda a Milano. Dal 1975, 2 sedi e tanta passione. Da Motostar trovi tutta la gamma di moto e scooter Honda 2017. Moto e scooter usati di tutte le migliori marche del mercato, garantiti e ricondizionati. E poi vendita, ricambi, officina e assistenza con interventi rapidi e professionali. Motostar, 2 showroom a Milano, in Viale Caterina da Forlì 24 e Viale Certosa 282. Eccoci, ben ritrovati ragazzi, salutiamo Giacomo Agostini. Ciao Giacomo. Ciao, ciao. Allora lanciamo subito una domanda agli amici che lo sa. Sulla 8 c'è il tutor o non c'è? Direzione Svizzera-Milano, perché secondo me siamo un po' a rischio, siamo Agostini stasera, però adesso chiediamo. Per venire da te ho 5 km in più, non? Vabbè, ma 5 di solito rientrano nella... speriamo. No? Vabbè, speriamo fino veramente. A 10 sei tranquillo, fino a 10 km in più. Stiamo parlando di Alfa Romeo che torna in Formula 1. Oh, ti piace questa cosa? Beh, insomma, non so bene cosa torna. C'è un marchio, va? Ecco, torna col marchio, insomma. Il motore di chi è? La macchina? Ferrari. Sauber. Il motore Ferrari, Sauber. Insomma. Abbiamo già detto tutto, dici, per cui gran marketing. Insomma, sì. Va bene. Però ci sarà un vantaggio, è andata così male quest'anno che l'anno 21 potrà solo andare meglio. Ma io infatti non capisco perché criticare un'operazione di marketing che sarà costata poco. No, ci sta, ma ci ha fatto sorridere, come ha fatto sorridere gli amici appassionati. Allora ti spiego. C'è tornata l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo erano abituati a vedere la macchina Alfa Romeo. Ha preso una macchina che dal 20° la porterà al 12°. Vuoi capire la chiave di lettura? Sì, leggiamo. Diciamole bene. Allora, pare che la Sauber, dicono, non mi prendo la responsabilità di quello che riferisco, è vero. Però è molto affidabile al lavoro. Pare che la Sauber da 2 anni non pagasse i motori, togli il par. E a quel punto lì Marchionne ha detto, visto che non li prendo più i soldi, gli metto il mio marchio sopra e andiamo. Ma l'ha fatta ancora più furba. Allora, così è molto così chiaro. Può andare, così ci torna. Non ha tirato fuori una lira, i soldi tanto non li avrebbe presi, e per 3 anni gli mette il marchio. Ma ti dirò di più, l'ha fatta ancora più da furbo, perché ti spiego, i soldi arrivano dalla FCA. Il marchio Alfa e il marchio Ferrari ormai sono, anzi Ferrari... i soldi non li ha messi. No, aspetta, il marchio è FCA. I soldi arriveranno, arriveranno, ti spiego perché. Arriveranno perché passano tramite Sauber, Alfa paga Sauber e Sauber pagherà i motori. Quindi i soldi dell'Alfa Romeo ritornano tra la Sauber direttamente in Ferrari con i motori 2018. Ma non ha bisogno, perché se lui gli sconta i motori che gli devo pagare... Ma no, ma lui ha bisogno comunque di farsi pagare anche questi. Perché ha bisogno? Perché l'FCA ha fatto un utile quest'anno. Tant'è vero che l'ha detto, se siete stati attenti, l'ha detto, no? Ha fatto un utile, ha fatto 7 miliardi di fatturato quest'anno e vorrebbe farne 9 l'anno prossimo. Perfetto. Allora c'è un utile da gestire in un modo diverso. Quindi bravissimo, sotto quell'aspetto lì è stato bravissimo. Ha fatto un giro. Sì, ma attenzione, ma noi non critichiamo la manovra a livello di marketing, il problema è come l'ha fatta, cioè vuol dire. Ma che altra soluzione aveva? L'ha fatta da genio. Appunto, l'ha fatta da genio. È un genio, dai. In termini finanziari sicuramente, però poi tutto il resto secondo me no. Ma secondo me non aveva altra soluzione. Allora, se doveva fare una macchina Alfa Romeo ci vuole la proprietà intellettuale del motore, oppure faceva come Tagoyer, doveva sponsorizzare l'altra lì e tutto. Cioè la Tagoyer ha dato il nome a un motore che è una cosa scandalosa, perché la Tagoyer fa orologi. Ma è un'altra cosa. Marchionne non ha dato il nome al motore. Certo. Ha solo messo una pubblicità, perché deve essere scandaloso. Ma no, ma non si capite. Non lo so. Non dico che è scandaloso. Cioè l'ha fatta alla luce, non è che abbia detto l'Alfa Romeo darà una... No. Non stiamo dicendo che sia scandalosa. Sto dicendo che secondo me la poteva fare con la Force India, faccio ipotesi. Ma no, lo poteva fare con la Sauber, gli doveva dei soldi, ci ha messo la pubblicità. Una parte sì, sono d'accordo con te. Una parte sì. Scusate, vi chiedo anche questo, perché c'è stata... Ma non c'è nulla a che fare con il fatto che si sentiva dire qualche tempo fa che Marchionne, quando uscirà dal gruppo, cos'è, 2019, potrebbe uscirsene con un Alfa Romeo come buona uscita? No, l'Alfa Romeo no. Una macchina, magari una Stelvio qua da Fassina. No, cioè è leggenda, fantasia pura. Gli danno l'accento, cos'è, la sprint? Ma il team... No, ma io volevo superare, ma il team si chiamerà Alfa Romeo? Si chiamerà Alfa Romeo Sauber, esattamente come la Ferrari si è chiamata per anni Scuderia Ferrari Marlboro. Sì. Per cui Gigi sei un po' più, t'hanno un po' aiutato a digerirla o no? No. Però alla fine tanti amici scrivono e sottolineano come Marchionne in queste manovre in cui si mette uno stampo su un prodotto che fanno altri, è successo con alcuni modelli della Chrysler marchiati Lancia per entrare in un segmento magari dove Lancia faceva un po' più fatica, adesso allo stesso modo, cioè di uno che con lo stampino va a creare delle opportunità molto, molto coerenti, come ci avete spiegato poc'anzi. Però dico un Alfa Romeo che non dà il motore, che non dà te la, insomma... abituati, capisci, è un'entità astratta, sì, sì, cioè non c'è l'Alfa. Quando lavorava, sì, però il nome, Alfa, c'era un'autodelta, c'era un'entità, c'era uno stabilimento. Oggi dell'Alfa è rimasto il museo. Se tu mi dici dove fanno le Alfa, dove le fanno? Le fanno dove fanno le Fiat, le Lancia, le Maserati e da qualche altra parte. Si chiamano sempre Alfa, sì, però diventa uno sticker, un marchio, no? Non c'è più uno stabilimento identificativo che faccia le Alfa come era a Rese. Sì, dico, quindi... faccio una moto Agostini, però no, non è mio il motore, non è mio il telaio, è un assemblatore, Nino, lo sai che stanno vogliono fare, portare la MV in Moto2? In realtà mettono il marchio sul brand, sul serbatoio. Ormai in tempi moderni si fanno queste cose. Marco, giustamente è stato chiamato in causa da Pino Allievi e il fatto di aver passato parte della tua... un pezzo dell'Alfa vera, quindi i tempi li ha passati lui. Sì, 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 posso dire di sì, i tempi del DTM, poi il superturismo dopo. Che effetto fa? Ma allora, devo dire, i tempi del DTM e la struttura che avevamo, essendo andato poi in Minardi, poteva tranquillamente gestire una vettura di metà classifica, come personale, come investimenti, come strutture e risorse. Adesso parlando per team di Formula 1 che si chiama Alfa Romeo, io mi immagino di avere, anche se la sostanza è diversa, ma almeno... aspetta, scusa, non disturbiamo Cantù che deve rispondere, facciamo rispondere Cantù, adesso rispondi. Marchionne. Scusa Marco, no, avere una confezione un pochino più completa ed omogenea del prodotto, perché solamente uno sticker applicato sul cupolone che però capiamo che non è realizzabile, cioè con le capacità assolutamente no, dico, pur mantenendo quella che è la realtà delle cose, però se non altro fare una cosa simile a quella che è la realtà Renault. Renault ha team che è Renault, per chi guarda il Gran Premio vede... Ma anche il motore però. Sì, ma dico, apparentemente... Il suo team è lei che fa. È quello, quindi è identificato, identificabile con un marchio, ecco. Va bene, una cosa un pochino più in Formula 1 ci sono anche marchi tipo Aston Martin, altra entità astratta, Red Bull, come Lotus, no? Gli ultimi anni di Lotus alla fine, no? Infiniti, Red Bull. Sì, 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 certo. Ma almeno sia più completo. Lo scandalo dell'Alfa Romeo, secondo me è stato un attimo per... Non è uno scandalo, però è stata vissuta come uno scandalo, no? Scandalo, insomma. Avremmo voluto qualcosa di più. Cioè io quando leggevo che ritorna l'Alfa Romeo, dico che bello, però torna l'Alfa Romeo come... Però gli addetti ai lavori, capisci, cioè hanno capito subito, è stata venduta invece come un ritorno di una casa che però... È stata venduta bene, perché alla fine ci ha fatto tutti che fosse così. Al di là che una, sì, ma la tecnologia non è l'Alfa Romeo, c'è una grossa differenza. No, è che almeno, a parte il discorso tutto commerciale inventato, Marchionne, però io mi ricordo quando ero un ragazzino che c'era Giacomelli e De Cesaris sull'Alfa Romeo, c'era comunque due piloti italiani sulla marca italiana ed era anche bello, almeno un pilota italiano. Cioè questo ragazzo qui avrebbero potuto almeno metterlo Giovinazzi, su, sì, perché almeno non c'è neanche più un pilota italiano, sembra che non sono più neanche capace di andare in macchina. 10 anni, E sarebbe stato carino. Secondo me sarebbe stata la mossa per farla proprio, per chiuderla bene, no? Sì, ma secondo me c'è qualcosa che mi gira. Siccome Ericsson in questa fase non potrebbero mollarlo per ovvie ragioni, perché porta i soldi, secondo me le prime 5 o 6 gare dell'anno prossimo, se qualcosa non gira secondo un certo verso, lo pigliano e lo mettono da parte. Quindi la terza volta che sbatte dicono via. Potevano fare tranquillamente, potevano fare dividere il campionato con due piloti. Vado in soccorso di Gianola, ragazzi, scusate, vado a sistemare il microfono. Nessuno gliel'avrebbe proibito, sì, ce la fai proibito. Tu puoi fare 6 gare. Secondo te dopo 3 gare che dovesse sbagliare Ericsson non gli dicono prego? Se facessero così, se glieli danno già dato. Fanno ancora di più una figuraccia. Se ne ha dati pochi, perché vuoi fare il team competitivo. Leclerc è uno che cammina, è uno che pedala. Però se tu dopo 3 volte, come dice Pino, sbatti, lo mandi via. prima prendi lo stupido due volte, perché dici quello fai, lo prendi, non hai messo quell'altro, e non c'è bisogno, non c'è bisogno, sì, però non c'è bisogno neanche dei soldi di Ericsson. No, ma attenzione, i soldi di Ericsson non parliamo. Ma ha salvato il team. Come facciamo? Adesso il marchio Alfa Romeo è addirittura sulla Ferrari. Ascolta un attimo, uno per volta però, scusate. Non è che abbia portato lo sponsor, ha portato il finanziere che ha salvato il team. Ha salvato il Gigi, la Sauber è una squadra da 110 milioni all'anno di budget, sono riusciti a fare 90 milioni di debiti, mi devi spiegare come accidenti fai? Porca miseria. Di cui ha pagato 40 milioni di debiti chi? Ericsson, cioè il suo socio, che è il proprietario della Tetra Pak. Esatto. Cioè, diciamo un'aziendina. Senti, vogliamo metterla giù d'ora? Svezia e Italia l'abbiamo preso in quel posto un'altra volta anche nell'automobilismo. Oh, ti consigliamo di non tenere il cellulare vicino al cuore. Ma dì a Cantù di non tenere il cellulare vicino al cuore. Va bene. D'altra parte, Franco, ricordiamo che anche il Brasile non ha più piloti in Formula 1, cioè è una cosa abbastanza triste. Assolutamente sì. Soprattutto le brasiliane. Allora, siamo andati a letto i bambini, secondo voi possiamo far vedere quell'incidente lì, anche se un po', io vorrei che però non commentasse D'Aste, perché quando si parla di velocità vi giro anche il monitor, scusa Pasca. No, l'ho visto, io l'ho visto. No, ve lo devo far vedere bene, visto in diretta, ho visto anche la delusione. Stefano, ce lo commenti tu, perché quando si parla di quella velocità lì al Rally di Monza io c'è stato un momento che ho sudato, ho detto speriamo non sia successo niente di grave, perché lì si arriva veloci. Io non l'ho visto. Beh, te lo faccio vedere io qui. Non l'ho visto. 60, la vettura era Mitsubishi della categoria R4, Meda guido al volante, Pietro al navigatore. Vedete che qui la velocità è pazzesca. Saremo credo sui 35 km all'ora, anche qualcosa in più, già una sbavatura e poi qua boom. Cioè, Stefano, sì. Io per fortuna non è successo niente di grave, per fortuna poteva rimanere seriamente offeso. No, ma veramente mi sembrava fermo, però c'è anche l'audio, però ce l'hai l'audio, il commento originale di Sky, per cui sai commentare il proprio direttore che fa una povero Lucio Rizzic, esatto, Rizzic era vero. Se vuoi rivederlo, non mandiamolo al rallentatore. Ah, è velocità normale? Io pensavo fosse un rallenti questo. Ah, è velocità normale. Ma Rizzica non c'è. No, ma hai ragione, Qua è qui per veloce però. Oh, toccata! Mannaggia Guido! Beh, però dai, la velocità c'era. Giacomo, te prima, no? Forse in prima. Questa era in prima piena. Non piena piena. Stefano, dai. In prima leggerita, forse, no? Cos'è successo? No, beh, comunque. Cosa c'hai? No, è strano perché la macchina a un certo punto prende un'accelerazione pazzesca. Hai visto? Sarà rimasto sul pedale della. Hai visto che va sull'erba l'uscita. Aspetta, questo è rallenti, però. Questo è rallenti? Sei sicuro? Pascal, non rallentare le mani. È velocità normale? Però era forte, sarà stato bagnato le gomme. Anche un 40-41. Adesso scusa, ma chi guida? Guida. Ma Guido chi? Guido la moto. Guido, no, scusa, Guido Meda. Ah, no, l'avranno ribattezzato Guido Male Meda. Guido Mizzi. No, ragazzi, adesso stiamo qui a ridere. Tutto bene perché finisce bene, però. Dai. Sì, però qui stiamo a ridere e scherzare, però tutti di noi abbiamo fatto di peggio anche in macchina. No, per cui così no. Cica, parla per te, che ti doppiavo col maggiolone a Monza e tu mi salutavi, ciao. Io con la fan cup. No, col fan cup è successa la cosa peggiore che poteva capitare. Aspetta, qui adesso io sto ancora sudando, però qua, guarda, e qui era pieno, però. No, va proprio. L'unica cosa l'ha mirato. No, probabilmente rassicurato, ha voluto Mino, l'unica cosa che si può dire è che vedendo la macchina, non so di che anno è, non l'ha pagata. No, prendi i soldi di assicurazione. Perché c'è la grafica. Ha sbattuto. Vabbè, D'Aste, dai, spiegaci perché lì è trazione 4x4, no? Per cui lì ha preso di più. Trazione trasversale. La diagonale è partita con la tangente. Va bene, dai. E poi un 4 ruote motrici sembra facile da gestire, ma non lo è assolutamente. No, immagino, ma poi a quelle velocità tutto pieno lì. Io sono che a te sei una pippa a guidare, lo sappiamo, per cui non allora sono solidale. Un collega. D'altronde lo sapete, ci sono i saranno famosi e i saranno penosi. Io partiremo alla seconda categoria. Dai, va bene, tutto e parlando del maggiolone fan cup è successo che quella famosa 4 ore c'era il safety car, mi sono trovato involontariamente in testa al gruppo con Clere Gazzoni e Gianni Giudici subito dietro che appena è andata via la safety car hanno cominciato a sportellarsi in mezzo, mi sono trovato ho rischiato Pino come mai in vita mia. Non puoi paragonarti me ne vado con Merzario che ci racconta di quando vince a Daytona e Sebring scendere a Ciccarone che ci racconta della Volkswagen Cup, no, me ne vado. Siamo a livello va bene, dai. Va bene, grazie, ci fermiamo un secondo, torniamo subito, state lì con noi. Dall'esperienza di oltre 15 anni nel settore delle moto è nato a Milano un locale unico e innovativo, Motori Veloci, in via Pulci, angolo Viale Sarchia, un elegante bistrò che offre un connubio speciale tra belle motociclette, una strepitosa cantina di vini e birre e una cucina semplice e intrigante. Motori Veloci è il locale che non c'era per gli appassionati delle ruote, dalla colazione alla pausa pranzo fino all'aperitivo o alla pericena, sempre ovviamente in sella a una due ruote. Belle moto, ottimi drink e ottima cucina. Vi aspettiamo da Motori Veloci. Per un'estate diversa, scegli Laghi Carcana. A soli 5 minuti dal centro di Milano scoprirai un mondo meraviglioso, composto da 3 splendidi laghi in un contesto unico, immerso nel verde con fiori, piante e prati verdi. Il luogo ideale per pescare, abbronzarsi, rilassarsi. Zone picnic all'aria aperta, grigliate nelle aree attrezzate. Nel centro dei laghi troverai anche un romantico ristorante con una splendida terrazza sul lago. Potrete gustare specialità di pesce sia di mare che di acqua dolce, ma anche carni sceltissime e un'ottima pizzeria. Per le tue giornate d'estate, scegli Laghi Carcana. Non potrai più farne a meno. I Laghi Carcana sono a San Pietro Cusico, via Privata Carcana, frazione di Zibito, San Giacomo, Milano. Telefono 02 90 00 38 56. Sul web laghicarcana.it. Allora, tanto ci siamo divertiti tanto a prendere in giro Ciccarone durante la pubblicità. Galbiati ha confermato che sei il giornalista più lento del panorama. Ragazzi, qua si ride per una ragione, siamo giornalisti dell'auto e siamo autoironici. Per cui bravo, bravo. Allora invece Palazza, perché abbiamo parlato di una Alfa Romeo, finta, non finta, marketing, strategie commerciali assolutamente lecite e logiche, però c'è una storia Alfa Romeo che ci piace ricordare. C'è una storia alle spalle fantastica, c'è un Carlo Chiti qui in Autodelta che faceva cose meravigliose, che era un personaggio fantastico, che aveva lavorato in Ferrari, poi aveva, beh, era venuto via, dopo era entrato appunto in Autodelta e avevano questa vettura in strada con piloti fantastici, anche italiani, perché Giacomelli De Cesaris. Beh no, ma lui ha cominciato con Brambilla, quindi sì, cioè, sì, l'idea era quella di avere un italiano. No, ma infatti sto dicendo, sto arrivandoci, ma era stata un'epoca bellissima e auguriamoci che la Sauber, che finora è andata molto molto male, riesca a fare un qualcosa di buono anche con l'aiuto di Ferrari e che quindi porti alla ribalta questo marchio Alfa Romeo che se lo merita. Certo, no, questo l'abbiamo detto, perché stiamo vedendo le bellissime immagini. Non dimentichiamoci che l'Alfa, cioè il primo mondiale di Formula 1, l'ha vinto l'Alfa Romeo con un pilota italiano, 50, uno dei due 50. Che ha vinto il mondiale. Sì, c'è poi un altro, Nino Farina. Sì, c'è poi un altro aspetto, proprio partendo da questo che diceva Pino, la Mercedes con la Ferrari prende un bonus perché è una squadra che ha vinto i mondiali Formula 1, infatti tutto il discutere del 2021 gliene frega mica tanto di motori. Qui il problema grosso è che, siccome la torta dei diritti televisivi e tutto il resto si sta riducendo, se devi spartire le fette di torta allo stesso modo qualcuno deve mangiare di meno, e a quanto pare hanno individuato la Ferrari che dovrebbe perdere 70 milioni di euro, giusto? Allora, da questo punto di vista Ferrari ha il bonus storico, ma anche la Mercedes ha il bonus storico per i mondiali vinti negli anni 50. Se tu ti presenti con un Alfa Romeo che ha vinto anche lei dei mondiali negli anni 50, non c'era il bonus per gli anni 50 perché la Mercedes prendeva pochissimo fino all'anno scorso. Però è una delle ipotesi che poteva... Sì, però non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti, però tu in ogni caso... Tantomeno ci riuscirà l'Alfa Romeo, dai. Però in ogni caso tu hai il doppio voto, anzi sono 3 voti, quindi su 10 squadre è il 30%. In più hai 2 marchi storici come Ferrari e Alfa Romeo in qualche modo, quindi sul piatto delle trattative di discussione te la giochi, certo, con un peso completamente diverso. Uno come Marchionne, quindi, se la giocherà, perché l'abbiamo detto all'inizio. Il discorso è che la Ferrari prende credo 80-90 milioni di euro ogni anno a fondo perso, perché è la Ferrari, no? E chiaramente gli inglesi vogliono che venga spartita la torta su tutti. E Marchionne però gli ha detto la Ferrari potrebbe uscire E Marchionne giustamente dice la Ferrari potrebbe uscire mettendo un altro team dentro, lui rappresenta il 20% della Formula 1, quindi a questo punto ha molto più potere. È chiaro, non, non diventa più uno sponsor, diventa un costruttore. Infatti il buon Todd era tutto contento perché c'era un costruttore in più, e in più è lo stesso Liberty Media. Sì, che però se Todd accetta che la Sauber, l'Alfa venga definito costruttore, accettiamo tutte le prese in giro. Ma sono d'accordo, ma a questo punto anche Infinity diventa costruttore, certamente. E Aston Martin, che ha una scritta così, diventa costruttore. Cantù, devi sistemare il microfono, perché quando hai rimesso via il telefono ti hai buttato dentro anche il microfono. L'ho buttato dentro il microfono. Sì, adesso tira fuori lo scimpanzé, quello lì. Intanto Marco, vedendo queste immagini, no, che tanto piacciono ai nostri amici a casa, che piacciono anche noi da vedere, adesso macchine spogliate si vedono solo quando vogliono che vediamo qualcosa, poi noi non capiamo niente, però insomma quell'epoca lì evidentemente. Scusa, aggiungo solo una cosa veloce. Prima ricordiamo che l'anno 21 ci sarà anche l'introduzione dell'Halo, quindi vedremo. Vediamo l'ora. Sì. Prego, Marco. Beh, sicuramente. Giorgio Francia, quello che stava facendo prima. Giorgio che bei tempi veramente, sono belle immagini da vedere. Una storia che è lì e che, come tanti episodi passati, rimarranno dove sono. Marco, sulla base di quello che vedi, la Formula 1 sta andando nella direzione giusta secondo te? Direi di no, perché allora bisogna scindere quello che è un discorso tecnico da quello che è un discorso economico-commerciale. Tecnicamente tutte le soluzioni sono valide, chiaramente più sono complicate le macchine e meno team si possono affacciare a quella che è un'attività in Formula 1. Cioè, secondo me, personalmente, io la vedrei con un motore molto semplice, senza tanti recuperi di energia, semplificando anche il discorso delle gomme. Insomma, guardando queste immagini mi vengono in mente le prequalifiche che c'erano una volta. Chiaramente sono tempi irripetibili, ma io non dico di arrivare a quello, ma almeno avere una griglia un po' più folta, avere delle rappresentazioni diverse, perché qua. Ma sono le stesse case che spingono sull'ibrido, no? Alla fine. Ma sì, ma perché alla fine c'è progresso, cioè se tu pensi che nelle corse poi vinco sempre le grandi case. Quando correva Agostini vinceva l'MV, ma non era colpa sua se aveva una moto che andava il doppio, era colpa degli altri che non venivano a confrontarsi, no? In Formula 1, se tu ci pensi, parliamo tanto di progresso di travaso dalle corse alla produzione. Ragazzi, da quando se n'è andato il motore aspirato 4 anni fa, a oggi le macchine vanno più forti, hanno fatto record quasi dappertutto, con un consumo dimezzato. Se non hai progresso questo, ragazzi, cioè, e idem nei prototipi, purtroppo a quale costo forse? È vero che diventa sempre più esclusivo il circolo, esatto, no? Questo che dico. Però non sono neanche d'accordo sul fatto che si debba dare la possibilità, dico a caso, a una Kia di entrare in Formula 1 e vincere a Potregare, perché a questo punto sarebbe uno schiaffo in faccia a Ferrari, Mercedes, pensa alla Honda, gente che sta, Renault, che sta investendo l'ira di Dio facendo figuracce, che poi si trova azzerato tutto, entra alla Peugeot e vince il terzo Gran Premio. Non è giusto. Che è merito della Peugeot, però vuol dire che è merito no, ma dico, non semplificherei al massimo regolamento. Beh, ma nemmeno così tanto. Però sai, quando correvi tu a un certo punto hai guidato un 6 cilindri. È vero che qualcuno correva contro di te con un monocilindrico, ma non era colpa. Non ho mai corso con 6 cilindri. Sì, però l'hai usato, cioè era una tecnologia che era arrivata. No, l'abbiamo buttata via. Lo so, però perché non era arrivata, non andava. Era arrivata, però non era arrivata perché non aveva la potenza degli altri, l'abbiamo accantonato. Pensa all'investimento che era stato fatto per provarci, quantomeno, no? Cioè siamo arrivati a dei bicilindrici, a 3 cilindri nella classe 50. Sì, ma no? Ci sono fior di investimenti, devi rispettare le case che investono. Nella tua era sì, l'MV investiva tanto, investiva tanto nel motore, invece questo si investe in tante altre cose, c'è la gomma che se ne fai tre giri poi ti fermi e poi scoppia, e poi io vedo anche nelle due ruote così, no, è sempre stato così, no, perché quando correvo io la gomma era quella e tutti l'avevamo uguale e tutti andavamo con quella. Beh, ma a livello tecnologico, quando correvi tu, che correvi contro la Honda o contro la Yamaha, secondo, non è che fossero tante le squadre che vincevano. Beh, sì, insomma, c'era la Yamaha che vinceva, la Honda che vinceva, l'MV che vinceva. Due. Sì. Anche oggi. Il sono certo. Due. Da qui poi stiamo andando velocemente verso un altro argomento. È tornato alla ribalta con il passaggio dei diritti della Formula E a Mediaset. Io non ho visto la gara, devo dire che non mi è mancato vederla, però ti chiedono, e magari poi andiamo a coinvolgere anche gli altri amici, qualcosa sulle moto elettriche, visto che abbiamo detto qui, credo settimana scorsa o 2 settimane fa, che anche nel moto mondiale arriverà questa forma, inizieranno i test, l'ingegner Carlo Luzzi 2 settimane fa ce ne ha parlato. Una cosa, io sono nato con i motori veri, con la musica del motore, quindi per me è difficile accettare una gara di motociclette elettriche, ma credo nessuno. Però siccome il mondo è cambiato, la gente, allora non puoi più andare in città con la moto, con la macchina normale, non puoi più far questo, non puoi più all'inquinamento, e quindi siamo obbligati a cambiare. Qualcuno potrebbe dirti però in città non si va neanche a 200 all'ora, per cui alla fine la Formula E è vero, non inquina, però non vai a 200 all'ora. No, dico perché potrebbe essere. Ma però sai, però adesso tutti stanno lavorando pensando ai motori veri, non so, credo che in Svezia tra pochi anni non dovranno essere tutte elettriche, e quindi devono seguire questo, perché la gente, la pollution, l'inquinamento eccetera è molto importante, quindi devono trovare una soluzione, ma è una soluzione forzata, perché credo che tutti, cioè io ho provato a guidare una motocicletta elettrica, mi fa ridere, forse perché io sono nato, magari questi che nascono oggi, se nascono, è come oggi che nascono con l'elettronica. Cioè Valentino si lamentava all'inizio perché era nato non con l'elettronica. Certo, un ragazzo giovane che oggi nasce con l'elettronica non ha provato diversamente, quindi per lui va bene quella, capisci? Cioè, però questo aiuto, moda, questo polso che ma sai, sono i tecnici, sono gli ingegneri che vanno avanti e fanno questo. È molto una moda, bisogna dire che dobbiamo andare sull'elettrico per inquinare di meno. Sì. Allora, l'automobile nella globalità dell'inquinamento inquina per quanto? 12%? No, tutto il sistema trasporto mondiale, navi, aerei, treni, è il 17% dell'inquinamento. Quindi l'auto è ancora... No, infatti il riscaldamento delle case, eccetera, lì non dicono niente. Si va sull'83%. Vanno a toccare, si penalizza sempre Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 8. D'altronde sai, fa notizia, adesso vedi che tu puoi entrare in Milano con la macchina elettrica, eccetera. Però i camion non toccano niente, che scaricano tanto di autobus. Per produrre energia elettrica cosa fai? Usi il petrolio. No, ma ti dirò di più. Ti dirò di più, parlando di elettricità, l'assurdo della politica, che avevo fatto un convegno, addirittura un camion elettrico che faceva le consegne delle merci a Milano. Ebbene, dopo 4 mesi gli è arrivato un pacco di multe, perché questo camion era 80 cm più lungo delle misure minime, e quindi il fatto che fosse un veicolo elettrico che non inquinava non gliene è fregato niente. Infatti questo qui hanno sospeso subito le consegne e l'iniziativa, quindi la politica dove arriva per 80 cm l'ha multato. Ok, ancora sull'elettrico Daniele, che poi sarà impegnato questa sera proprio su Eurosport. Io commento il magazine della Formula E, un po' l'ho seguita in questa evoluzione, quindi è la 4ª stagione della Formula E. E io devo dire che tutte le case arrivano in Formula E. Sarà la moda, sarà il futuro. Sarà la moda, io perché arriva. Devono la moda, e poi non costa niente. Cioè fare un anno di Formula E costa come fare le qualifiche del venerdì per la Formula 1. L'unica cosa che stanno portando questa mentalità diversa nelle corse automobilistiche, sotto il profilo tecnico, sotto il profilo di pubblico, perché non è più il pubblico che va in circuito, ma è la formula che corre nel centro della città. Domenica hanno corso a Hong Kong, sul porto di Hong Kong, e soprattutto correranno a Roma nella zona euro, e soprattutto ci sono 20 piloti che hanno un trascorso tra vincitore di GP2, GP3. Però mi auguro che non succeda niente, ma il giorno che succederà un incidente che va la macchina in mezzo alla folla, incominceranno, diranno abbiamo costruito autodromi spendendo miliardi per la sicurezza, e adesso andiamo a correre. È logico che anche sotto profilo sicurezza, se vedrai delle immagini, Mino poi è altissimo, cioè non è che vanno a correre però sulle gare stradali di una volta. Però sono un monoposto da 260 all'ora. Certo, questo hanno 240 quindi se cavalli, prendono il volo, volano. Se prendono il volo, volano. L'anno scorso c'è stato un incidente di Highfield, credo, che non so se passare quello auguriamoci non succeda niente, però il primo incidente va bene, vado da Ezio, poi volevo l'ingegnere Calobolo e Stefano D'Aste. Io la gara l'ho vista, è come vedere una gara senza audio. Cioè tu, lo so. C'è la cosa che o ci dobbiamo abituare, questo sarà il futuro, perché le case non ci abituiamo mai, possiamo anche non abituarci. Però devo dire che manca qualcosa, cioè non so se faranno un finto rumore o è quello che ci fa stridino, che fa ridere da vedere. Il fatto che tu non puoi andare a manetta dal primo all'ultimo giro. No, perché devi recuperare energia, per cui a un certo punto vedi qualcuno macchina, a metà che rallenta macchina. Ma ti sembra una corsa? A metà gara cambiano macchina? A questo non lo sapevo, rallenta per accumulare energie e poter riprendere. Fuori viene la percentuale di energia di ogni pilota, quindi ogni pilota sa che ha il 100% di batteria, i giri sono 45, intorno al 22esimo giro si deve fermare e cambiare macchina. Mamma mia, addirittura cambi macchina. Poi con la macchina nuova rallenta un po', perché a tutt'oggi non ci sono batterie che possono fare. Arriveranno l'anno prossimo faranno, ci ha spiegato che le batterie che hanno sviluppato ci saranno, però ciò non toglie che le gare saranno quelle lì. L'anno primo però non dovranno più cambiare macchine. Sì, ma è già qualcosa, ma è allucinante che devono cambiare macchina. Però devono sempre risparmiare. Arrivi al limite. Ingegnere, dammi la tua chiave di lettura. È un prodotto molto ben confezionato, assolutamente. È venduto. Giustissima l'idea di portare. Scusa, tutte le principali città vogliono un EPRI, cioè un Gran Premio di Formula E. Esatto, quindi assolutamente. In centro Milano vedremo un'idea centrata, solo che per me non è motorsport, cioè è una manifestazione, uno show che viene realizzato con sicuramente altissima tecnologia, bravissimi piloti, tutto quello che si vuole, è una cosa ma per me non è molto. Però ingegnere, Audi, Jaguar e Renault ci sono, l'anno prossimo arriva Mercedes, Porsche, Nissan, ci sarà un motivo, perché non costa. Io sto comprando una macchina, adesso la voglio elettrica. Allora, capisci, siamo noi, e sono obbligati a fare questo. Perché noi vogliamo le macchine elettriche. L'Audi ha abbandonato un mondiale prototipi per arrivare con. Se l'Audi aveva le palle andava in Formula 1 contro la Mercedes. Troppo comodo andare a fare la Formula 1. Anche perché con i prototipi prova contro la Mercedes e contro la Ferrari. Prototipo spendeva 100 milioni all'anno, quindi ne spende 4, siamo bene. Paolo, no, con i prototipi spendeva 100 milioni all'anno, qui si va bene, ne spenderà 4 a macchina, per cui da questo punto di vista spendeva 200 perché faceva Le Mans, e ti dirò di più, qui così ne spende 7 o 8. La vittoria di Le Mans quanto gli tornava per 10 anni? Ma d'accordo, ma guardate che l'Audi non è andata via perché è andata via per il problema degli Stati Uniti, della Volkswagen, eccetera eccetera. Ma la Jaguar, ecco, queste qui. Ma c'è la Formula 1, la Fata è andata via pedate nel sedere, no? È andato è esploso il team, la BMW non ha adesso però grande marca, prestigio eccetera, è scappata dalla Formula 1, prendeva la paga da tutti. Toyota, primo costruttore mondiale, cosa ha fatto? È scappato. La Honda, ma la Honda c'è, ha il coraggio di esserci. A me non è che faccia impazzire. Poi se questo deve diventare il futuro dell'elettrico e nella Formula 1 invece fallo finire. Se questo infatti anche maleducazione interrompere la gente. Se questo deve essere il futuro dell'elettrico e le Formula 1 dovessero ritornare ad avere dei motori umani capibili, allora a me potrebbe andare bene. Però ad esempio quello che diceva Pino prima, è vero che adesso le Formula 1 consumano molto meno e vanno forte come quelle vecchie, però il conto economico di tutto quello che è far correre una Formula 1 oggi consuma meno o consuma di più di quello che consumavano quelle di prima? Cioè nel senso, alla fine dei costi, perché consumo, perché risparmi che cosa? Economicamente, ok, però a livello economico costa di meno. Il totale è vero. Perché se io compro no, una adesso hanno, col fatto che tu usi meno motori è difficile fare arrivare infatti, alla no, conclusione di quello che dici tu. Infatti, perché quello che dico io compro una macchina che costa 50.000 euro però, e mi fa risparmiare 10.000 euro all'anno, però ne compro una che non mi fa risparmiare 10.000 euro all'anno ma alla fine costa 20.000. No, poi compri una Toyota l'ibrida eccetera, devi cambiare le batterie, sono 5.000 euro e infatti anche perché poi ecco, quanto, la gestione non sono garantite no. La gestione però globale di tutto, poi bisogna vedere quanto certo fa veramente risparmiare. E poi un'altra cosa, anche a livello di inquinamento, lo smaltimento di batterie, di tutte queste cose qua, genera più inquinamento quello o generano più inquinamento di gas di scarico? Perché se adesso il CICA mi dice che è solo il 17%. Stiamo parlando di 20 batterie. Il comparto sì, totale, no, anche con no, ma no, io con non i dico transatlantici, no? No, sì, io non dico adesso della Formula E, dico in generale anche della produzione futura delle macchine stradali. Sì, sì, certo, lo smaltimento saranno a batterie. Ma inquineranno meno le batterie o inquineranno di più? Infatti è la domanda chiara. Infatti, e poi c'è questa cosa, qui tutti sono gli amici da casa, tutti dicono va bene, ok, bello, rutilante, c'è gente, le città lo vogliono, però non è motorsport, siamo poi tutti d'accordo. Claro. E poi dicono, si visto che nella Formula 1 adesso si sentono gli applausi quando le macchine passano in rettilineo, senti gli applausi del pubblico per cui non c'è più rumore. Nella Formula 1? Ma non è mica vero. Perché poi qua dicono, nella Formula E sentiranno le parolacce, le bestemmie dei piloti quando guidano, perché tipo il Cinghio Tarquini quando si schiantò in diretta alla Formula 1. La cosa che mi fa specie, la cosa che poi mi fa specie di tutto questo è che poi magari atterri in posti tipo vai a Macao, Hong Kong e il mare è marrone e non vedi la terra quando sei in aria, non vedi dallo smog, non vedi l'asfalto. Va bene. Comunque io sono curioso di vedere il Gran Premio a Roma. Cioè a Roma non riescono a fare una strada senza le gomme. Gli ruberanno le gomme anche. E cosa fanno? Un circuito di lo fanno le Euro, da quasi Formula 1 però credo che l'organizzazione è della FIA, cioè non è della città, l'amministrazione passano dall'amministrazione cittadina, devi passare dalla Raggi, da tutte le beghe politiche, dalle opposizioni, sia più la resa della mafia capitale, perché comunque cosa succede? Se entrano 10-15 case anche nuove, quando si sa che il costo è 5 milioni di euro per fare una roba così, cioè alla fine la pubblicità che vanno anche sulle macchine è un business pazzesco, perché hai tanta pubblicità, hai tanta visibilità ma i costi non ci sono, quindi alla fine a parte il discorso dell'elettricità, io non so che dati ha fatto Italia 1 ma non penso un gran colpo. No, ma io parlo ci sono degli sponsor che per andare su una Formula 1 non costa 1 milione di euro, ma questa non è la stessa cosa. Stessa cosa sulla carta, però, se aumentano i telespettatori, perché ormai come ha detto lui sono tutti introiti, bisogna vederli i numeri. Allora, tu vai sulla Formula 1 e c'hai 500 milioni di spettatori che ti vedono in diretta, ma non puoi paragonarla senza contare però vediamo fra 5 a ogni Gran Premio cosa aumenterà, e arriveranno anche le moto elettriche, vedrai che arriveranno. No, vi devo fermare, siamo in ritardo di 11 minuti, datemi un attimo poi torniamo. Patrizio, ce la fai a ricordarlo? Hai il telefono? Sta suonando? Non so bene, ti faccio rivedere l'incidente di Meda. Se fai così ti faccio rivedere l'incidente. Ti minaccio, ti faccio rivedere l'incidente di Meda. Torniamo subito. Non si distragga Agostini. Non si distragga. Harley Davidson Monza propone un grande assortimento di abbigliamento e accessori, oltre 50 motociclette in esposizione, 13 punti officina, servizi di manutenzione, trasformazioni, omologazioni gomme fino a 300, verniciature speciali, rimessaggio invernale, banco prova potenza, servizio di assistenza, revisioni e test ride delle moto della gamma Harley. Sali su una Harley Davidson e vivi la tua libertà adesso con Harley Davidson Monza. Ragazzi, vi aspetto nel mio mondo, il mondo di Harley Davidson Monza. Troverete tutto. Motociclette, abbigliamento, gadget e soprattutto 20 anni di esperienza. Vi aspetto ragazzi, venite a giocare con me. Dimensione Bagno. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Ditemi se non è il messaggio più bello della storia, che ci ha scritto Giorgio da Cantù, e fa: vi scrivo durante la pubblicità perché durante la trasmissione non ho tempo, devo ascoltare quello che dite. È bellissimo, grazie. Forte Giorgio. Allora, signor D'Aste, adesso inseriamo anche la mina vagante, il Brusco è lì pronto. Come ai ai ai? C'era Patrizio che mi ha lasciato in sospeso. Cos'è che dovevi dire? Ciao Brusco! Caro Brusco, ciao! Allora, faccio finire il Cantù, poi devo inzigare D'Aste che poi deve andare alla sala cena di gala del Lotus Club. No, ma era semplicemente per dire che in effetti in Formula E ci stanno entrando tutte le case, perché fino all'anno scorso c'era la famosa guerra del CO2, cioè l'inquinamento su quanto riguarda il CO2. Poi è successa la mazzata americana, la Volkswagen, l'Europa, e tra parentesi adesso in Europa c'è un'altra guerra in cui c'è dentro anche la FIA, cioè l'FCA e compagnia bella, dove c'è una multa che pare che vaghi di 9 miliardi e mezzo. Eccetera, esatto. Quindi allora adesso le case hanno beccato bene l'idea di prendersi il discorso elettrico, che costa veramente poco in confronto a tutto il resto delle corse, è fatto in città, c'è la televisione, ci sono dei sponsor importanti, rendiamoci conto che c'è l'Enel che sponsorizza Roma, cioè la nostra, l'Enel è tutto, lo sponsorizza tutta la Formula E, e dirò di più, Roma tutto sommato sarà forse il circuito più bello che vi so, perché questi sono circuiti cittadini, stretti, sembrano circuiti da kart, mentre Roma, Leo, ci sono delle grandi strade. Patrizio, sai che non riesce a convincerci ancora. No, ma io non ti dico che sarà, guarda che io sono primo. Sai, gli sponsor adesso ci sono, ma costa praticamente meno di quello che costa. Però bisogna vedere i numeri che faranno, perché se non decolla voglio vedere se vanno davanti a metterci dei grani. Guarda che io sono il primo a dirti che non saranno in competizione con la Formula 1. Per me è sbagliato. È una categoria a parte, un gioco diverso. Il periodo corrono d'inverno. Signor D'Aste, mi spiega perché voi tutti i piloti forti quando arrivate al Rally di Monza non andate più avanti neanche se vi spingono? No, ma non è così, non è vero. Sempre dietro, allora, dietro. Siete sempre dietro tutti. Ma no, dai, non è... Allora, alla fine questo è... Allora, secondo me il Rally di Monza di quest'anno Valentino se l'è meritato. Perché io sto parlando di voi, no, sto parlando di quelli che arrivano sempre dietro, di noi, non sto parlando di Valentino. Di chi aveva le macchine umane, tra virgolette, diciamo. Vabbè, c'è ancora sta storia che le macchine non sono tutte uguali. No, vabbè, è chiaro che una macchina ufficiale Valentino aveva una Fiesta ufficiale di M Sport e va più forte di un'altra. Campione del mondo con Ogier, tra parentesi. Sì, infatti. Quelli che erano con PH, Bononomi e Perico, io ho parlato con Perico e Rossetti, mi hanno detto che loro una macchina che va così forte di assetto e di motore non l'hanno mai guidata in tutta la loro vita. Per cui era una buona macchina quella di Perico. Era un'ottima macchina e comunque Bononomi ha dimostrato di essere lì davanti fino alla fine. Poi ha fatto uno o due errori abbastanza gravi per cui ha perso la gara, ma la gara la poteva vincere lui. E io ti dico che io ho visto... L'aveva vinta. Sì, infatti, l'ha buttata via alla fine perché era una gara vinta, secondo me. Lui, in quasi tutte le prove speciali, bene o male, è sempre stato lì e se la sono giocata, quindi... Non è vero che Pistaioli vengono umiliati, ecco. E poi comunque c'è da dire un'altra cosa, che io ti dico, io ho visto le macchine che erano più veloci, secondo me al Rally di Monza di quest'anno sono appunto le due Citroen DPH e le due Hyundai ufficiali, quelle lì andavano veramente forti. Io sono nella Grand Prix notturna, mi sono trovato sia con... un pilota che aveva una Citroen DS3 non ufficiale, indipendente, che poi erano indipendenti anche le 232, però un po' meno, e dall'uscita della prima variante fai conto che dall'uscita della prima variante al primo pettine, che c'è il curvone che non è alla Roggia, sarà 400 metri prima, Daniele? Sì. 400 metri prima della Roggia mi ha dato 300 metri. Qualche giro dopo ho beccato Valentino, mi ha preso Valentino, mi ha passato. Lui sei un fermo, tu sei un fermo. No, scusa, ma lui era in lotta per la vittoria. Cosa devo fare? Devo tenerlo dietro, perché se lo voglio tenere dietro lo tengo dietro, ma era inutile. Anche perché a Rally Monza, se non hai un mezzo stra superiore, sorpassare è veramente un casino. E dove ti ha preso lui, Valentino? No, mi ha preso in fondo al dritto, vabbè, ma comunque non è un problema. Io comunque l'ho fatto entrare in prima variante e sono andato dietro di lui. Lui è uscito molto più forte di Puricelli, che era quello con la DS3, e andare allo stesso pettine non mi ha dato 300 metri, ma me ne ha dati 150. Se tanto mi dà tanto, vuol dire che la DS3 andava molto più forte, perché mi ha dato più o meno il doppio. Io ho un camera car e poi magari lo faremo anche vedere. Questo per far capire che comunque Valentino... Io gli sono stato dietro per 3 giri della Grand Prix e guidava, cioè andava forte. Poi che uno del mestiere, che dentro le varianti e queste cose qui o nei punti di frenata magari sì, si riuscisse, io guadagnassi qualcosa è un altro discorso, però non aveva un mezzo, cioè io non posso dire che la macchina di Valentino a questo rally era la macchina che andava più forte di tutte, perché le DS3 e le Hyundai andavano più forti. Secondo me, io la DS3 l'ho vista proprio davanti a me e ti dirò, comunque vederlo guidare così, pensare che comunque lui è un motociclista, a me ha fatto piacere. Poi tutte le polemiche che si sono generate dopo, ad esempio, ecco, vorrei anche la storia della pesa, della bilancia che era sottopeso e tutto, ma lì è venuto fuori un casino, perché noi siamo arrivati dal primo giorno. Dal primo giorno non abbiamo avuto noi la macchina che pesava uguale. Allora, quando siamo usciti dall'ultima Grand Prix, il mio ingegnere è sbiancato perché mi fa: siamo un chilo sovrappeso, ma eravamo 12 kg sopra ieri e adesso siamo solo un chilo sopra. Siamo andati alla bilancia del Master, che è una bilancia elettronica, ed eravamo 9 kg sopra. Di là invece eravamo un chilo. Quindi, ma lì perché? Perché lì c'è quella bilancia lì che è lì fuori al freddo e patisce il freddo. È omologata, sì, sì, è omologata, però secondo me con quella piastra d'acciaio lì enorme, con le dilatazioni a temperatura lì magari cambiano 10 gradi. Va bene, dai, comunque è stato chiaro quello che hai detto, è quello che ci serviva sapere. No, ecco, secondo me... Se vale, guidi bene, lo sappiamo. Lui no, guida forte e poi ne parlavamo anche con Daniele prima, che in effetti è un'altra cosa che non va sottovalutata, perché poi tirano fuori le polemiche che dicono che l'EB non torni perché per fare le figure o questo. Beh, però scusa, noi sì, ci siamo rifatti a quello che ha detto Kubica negli anni passati, che ha detto l'anno scorso Neville, che ha detto Cunico, cioè, era venuto qua, insomma c'è stata una serie però guarda, allora io ti dico, di pulito non c'è nessuno, perché poi io quest'anno comunque ho scoperto delle cose per cui mi fa pensare che comunque anche noi quando ha vinto Robert, io ho fatto terzo con una DS3 indipendente, non è che avevo una roba super ufficiale, mega galattica e tutto, però ci sono state delle cose durante la gara, Marco mi assisteva come ingegnere, che non c'erano state chiarissime a livello di prestazione, ma non che qualcuno avesse barato in qualcosa, però che magari ci potessero essere dal punto di vista tecnico delle cose che funzionassero meglio di altre, ecco. Okay. E tutto regolare, perché non è che sia irregolare, però anche la polemica che sì, lì è vero che Valentino aveva un mezzo probabilmente un po' superiore, ma è stato anche perché c'era Robert, che secondo me aveva alzato molto il ritmo della gara, e quindi di là hanno dovuto... Era tu che tiro io, insomma, sì, tirone l'altro, va bene. Ok, ingegnere, vuoi dire qualcosa su questo? No, direi che ha detto tutto, okay. Stefano, appunto, quando l'abbiamo fatto. Ezio? Non so se posso dirlo. Dillo senza di parolacce, dillo. Dillo. Ho visto Rossi che gli dava una busta ad Aste perché sapeva che veniva qua. No. E mi fa... Non hai visto niente, Ezio. Tu non hai visto niente, così. No, io comunque ho dovuto dirla sta cosa. L'hai fatto bene. Cioè alla fine vedi che poi... Devi essere sincero. No, e poi ecco, se posso dire un'altra cosa, ma questo... Vai, io ho guidato sia la DS3 che la Fiesta e E vi assicuro che la Fiesta in pista, la Fiesta secondo me è una grandissima macchina in un rally vero molto sconnesso. Ad esempio sulla terra secondo me la Fiesta, io da profano nei rally, perché poi, però secondo me la Fiesta è una macchina... Sì, è vero, vai piano nei rally. No, vabbè, però di macchine non è che mi intendo molto, macchine rally. Però secondo me la Fiesta è una macchina che va molto forte sullo sconnesso, sulla terra ad esempio secondo me va più forte della DS3. Però in pista la DS3 va fortissimo, è molto più facile da guidare e poi è molto più gentile sui pneumatici, sull'usura pneumatico è... Scusa un attimo, ma te quanto sei arrivato? Con che macchina correvi? No, io ho corso con la Fiesta, ho corso nel 2014 con... No, ma ieri eri mica a Monza anche te? Con la Fiesta, sì, sì. E cosa hai fatto? No, ero quinto, poi si è rotta la pompa alta pressione. Ecco, perché sennò non si capisce cosa sei lì a guardare gli altri o... No, sei lì, eri lì dentro. Era quinto, ho corso, sono stato, sì, quinto fino alla... Va bene, Brusco, ci sei? C'è Brusco? No, è andato. Sono qua. Ciao Bruscolini. Oh. Ciao. Mi fai per cortesia dal nostro amico regista mettere bene l'audio, perché io mi sento spizzichi e bocconi. Va bene, allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi ti sentiamo bene. Qualcuno ci dice, ma non collegatevi col Brusco ma col suo cagnolino, col barboncino. Grazie, arriva. C'è, va bene, ok, torniamo subito. Aspetta, vi leggo questo messaggio, poi andiamo in pubblicità. Un amico che stava ascoltando il dibattito, sì, devi scappare, ho capito, anche Pino so che deve andare giustamente, il dibattito sulle Formula E dice, controlliamo se è vero, anzi Marco Mariani che è qua, pare che in Olanda siano state costruite 2 centrali elettriche a base di combustibili fossili per poter alimentare le macchine elettriche che stanno aumentando. Per cui di conseguenza pare che sia aumentato anche l'inquinamento atmosferico. Se fosse così sarebbe veramente atmosferico, sarebbe veramente divertente. Saluto Stefano D'Aste che deve scappare. Ciao a tutti, ciao. Al ring, fantastica, grazie a Pino Allievi per essere venuto con noi. Torniamo subito. Ciao. Da 35 anni VAMAG offre al mercato una gamma di apparecchiature di prova per eseguire ispezioni tecniche periodiche per motocicli, autovetture, veicoli leggeri e pesanti. È forza, è grinta, è off-road. Ora SUV e station wagon sono una cosa sola. Nuova classe 4MATIC All-Terrain. Lusso sterrato. Anche con Dynamic Lease, il noleggio Mercedes-Benz con 0 anticipo, canone fisso e 19 centesimi a chilometro. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Sono un disastro, mi sono dimenticato di farvi dire da Pino Allievi che ha trascorso la serata di ieri con Robert Kubica, tra l'altro manifestazione, diciamo i caschi d'oro di autosprint, in realtà autosport, quelli di autosport, gli award, e Hamilton ha paccato all'ultimo, e anche Vettel, però lo aspettavano, 1300 persone sedute, ci diceva Pino prima di iniziare la trasmissione, e sia Hamilton che Vettel non si sono presentati all'ultimo minuto, adducendo chiaramente scuse differenti, però non ci sono stati. Pino è stato con Robert Kubica, io spero di poter dire questa cosa, ma Pino ce l'ha detta prima di andare in onda, e non sembra che sia così sicuro Kubica di poter guidare. Assolutamente, no, lui Kubica, cioè, avere il volante ufficiale della Williams. No, devo dire che Kubica ha fatto anche delle prove ottime, però e che è anche abbastanza contento del suo stato fisico attuale, però dipenderà come al solito anche da un problema economico. Va bene, come sempre, come dappertutto, anche Stefano, qui sono domande per D'Aste, vi dice perché ha detto che l'ha fatto passare se lui era in gara per vincere. Va bene, sì, dai, sono tante cose, poi gliele faremo stasera. Stefano purtroppo deve andare. Allora, signor Bruscolini da Pesaro, eccoci qua. Ti saluta Zeus, ciao! C'è allora! Ciao! Va bene, C'è un amico che vi scrive se può avere invece della sveglia sul comodino Bruscolini e Ciccarone. Vuole avere voi due sul comodino? Allora ci vuole male. No, vi vuole bene, dai, va bene, va bene. Allora, Brusco, da dove vuoi partire? Ma guarda, possiamo partire se vuoi dalla Dorna. Partiamo dalla Dorna, oppure partiamo che oggi sono stata a fare un giro a Torrette di Ancona, l'ospedale regionale di Torrette è diventato famoso il 31 di agosto. Io partirei dalla Dorna, andiamo su Dorna, ecco, partiamo dai. Dalla Dorna. Sì. Partiamo dalla Dorna, allora molto spesso bisogna andare a strucugliare nel paddock e noi da casa andiamo a strucugliare nel paddock. Un team di MotoGP privato ottiene dalla Dorna finanziamenti in un anno per 5 milioni di euro, sono 2 milioni e mezzo a pilota, ok? E per fare un buon team in MotoGP ci vogliono circa dai 7 agli 8 milioni, quindi con 2 milioni e mezzo, 3 milioni e mezzo il gran capo del team si fa questo team e andiamo tutti a correre come privati nella MotoGP. A me sembra una cifra importante questo contributo della Dorna, se soprattutto lo consideriamo agli spiccioli che vengono dati alla Moto2 e alla Moto3. Veramente pochi spiccioli, si parla di 150.000 euro, 250.000 euro per la Moto2, eccetera, eccetera. Insomma, voglio dire, perlomeno sono questi i dati che abbiamo raccolto. Ma la cosa bella, e qui, caro Bob, te ne do un'altra, sembra che la Dorna voglia nel 2019 aumentare 1 milione a pilota per la MotoGP e guarda caso sembra che nel 2019 arrivi un signore che farà un team per conto suo e probabilmente lo farà con la Yamaha. È tutto molto bello questo, e il bello è che tutti lo sanno all'interno del paddock questa situazione, ma nessuno la racconta. Per fortuna che ci siamo noi a raccontarla, Bob. No, scusa, tu avevi detto che non avrebbe avuto settimana scorsa, no? Che potrebbe non avere una Yamaha ufficiale, pari di Rossi? No, voglio dire, vabbè, una Yamaha Factory per fare un team tutto suo. Okay? Ah, ok. Sai, con 2 milioni e mezzo a pilota più un altro milione, sono 3 milioni e mezzo a pilota, voglio dire, insomma, un bel aiutino, no? Per carità, mica per Rossi, è per tutti, okay? Però guarda caso si parla di farlo nel 2019. Sarà un caso, sarà Ferguson, come dicono a Striscia la Notizia. Però devo dire che l'idea, no? Non so, chiedo anche a Giacomo, agli altri, che ci sia un team di Valentino, un suo team, secondo me è la giusta conclusione di una sua carriera, no? Ci sta, non mi sembra che faccia una grinta. Sì, anzi, Giacomo. Anzi, forse riesce a dimenticare più facilmente la situazione da pilota, sai, è sempre difficile mollare il mestiere che fai da tanti anni e che ami, capisci? Quindi lo stacco è sempre molto duro. L'ha anche dichiarato. Ecco, l'ha anche dichiarato, quindi magari avendo una squadra, sai, si occupa di quella, quindi è sempre nel suo mondo, naturalmente non sei tu, io l'ho provato anch'io, cioè non sei tu che vince, però insomma sei tu che organizzi, la tua squadra è sempre una gioia, sembra un piacere. Tu che comunque rimani il riferimento, no, di quello sport, cioè del motociclismo sei tu, sei Giacomo Agostini, ce n'è uno inimitabile. Quando Valentino ha detto in questi giorni senza di me il motomondiale sarà come il mondiale senza l'Italia del calcio, ti ritrovi? Perché ci sono anche tanti piloti, altri piloti italiani. Senz'altro avere un pilota come Valentino è importante, ma sai, come dicono, morto un papa se ne fa un altro, il mondo continua, il mondo è rotondo. Quindi, sì, però la storia è vera. Uscito Mino, il motociclismo ha avuto un calo vero. Beh, certo, però vedi che poi è ritornato. Quanti anni dopo però? Sì, no, dico, non sto parlando, certo, di età, di anni, che ci sono. Sto parlando che non è che fermiamo il motociclismo, no, perché Valentino, Agostini hanno smesso. Però deve nascere un altro Agostini, deve nascere un altro Rossi. Sai, il mondo appunto, a parte che per dire, non so, le ultime gare che abbiamo visto, che Valentino non c'era, nel senso non lottava coi primi, ci siamo entusiasmati tutti. Quindi, però stiamo parlando di piloti italiani. Mi auguro che sia così, perché effettivamente io amo il motociclismo e vorrei che continuasse a essere visto così. Tutti lo vogliamo. Certo, Valentino, quando ci sarà uno stacco è logico che ci sarà una retromarcia, però mi auguro anche che poi piano piano la gente si affeziona a qualcun altro, ma è normale, cioè il mondo va avanti, insomma, capito? Gigi? Sì, ma è giusto. Guarda, io sono per il futuro in tutto. Da come parlavamo prima, che onestamente mi dispiaceva un po' di come si è parlato della Formula 1, della Formula E, di come si è parlato un po', tra parentesi, dell'elettronica, della moto, e così è giustamente anche per i piloti. Penso che le cose devono andare avanti, e quando penso che Biagi, per dire, ha vinto un campionato del mondo con 250, girava al 55 al Mugello, adesso con una Moto3 questi ragazzi girano un secondo e mezzo più piano con un monocilindrico di 250 cm cubici. Io penso che questo è sicuramente è la tecnologia. Quando penso che la Formula 1 ha 1200 cavalli con un motore da 1600 cm cubici e 6 cilindri, penso che sia incredibile, perciò sicuramente non è il baccano che sentivamo prima, possiamo fargli fare un po' più rumore, possiamo fargli fare, però pensare di usare una MotoGP con l'elettronica non è neanche così semplice, perché sennò andrebbero tutti. Certo. Io, è lo stesso discorso anche per i piloti. No. Io penso che sia giusto che un grande campione arriva a un momento, c'è una fine per tutto, e giustamente spero che Rossi faccia un suo team, e spero che metta, come doveva fare per me l'Alfa Romeo, riesca finalmente a far correre i piloti italiani. Insomma, anche perché la Driver Academy nel VR46, certo, nasce per quello. Spero. Certo, però Brusco, scusa, mi chiedono, mi scrivono da casa, ma non c'è il numero chiuso? Com'è la situazione? Cioè il fatto che ci sia un altro team o va a sostituire qualcun altro? Aspetta, me lo dici tra un secondo, sono in ritardo, stai lì. Accarezza il... Scusami, c'è un marchio qui messa, va bene lo stesso. Torniamo subito, accarezza il barboncino, Brusco, torniamo subito. Libera la tua desmo-emozione da Ducati Monza, Monster, Diabel, Hypermotard, Multistrada, Street Fighter, Panigale. La tua Ducati la trovi da Ducati Monza. Vieni a scoprire la nuova nata di casa Ducati, la mitica Scrambler, in tutte le sue versioni e personalizzazioni. Da Ducati Monza trovi anche una vasta gamma di accessori, abbigliamento e finanziamenti personalizzati. E per la manutenzione affidati allo staff di Ducati Monza, il miglior modo per prendersi cura della tua compagna di avventure. Libera la tua voglia di due ruote, scegli Ducati da Ducati Monza. Possiedi una Ford o vorresti acquistarne una? Vai sul sito fordinterauto.com, clicca sull'icona riservata alle offerte per gli spettatori di Paddock e Bob Gear e avrai diritto a sconti esclusivi sull'acquisto o sulla manutenzione della tua Ford. Da Interauto la tua Ford conviene sempre. Eccomi Brusco, torno da te, scusa, ti avevo interrotto Giacomo, poi ti ascoltiamo su questa cosa, da team manager. Beh, eccoci, Brusco. Dimmi. Vai, scusa, ti avevamo interrotto, no? Mi ricordo male. Sì, no. Qui sono un po' maleducati, ti interrompono sempre. Tante volte in MotoGP è stata fatta la legge ad personam, figuriamoci se non c'è in questo momento la possibilità, in quel momento nel 2019, quando il buon Carmelo, che tra l'altro ha dei problemi abbastanza seri, perché se andate a leggere SketchGP, c'è un'interessante intervista su SketchGP alla segretaria di Manos Limpias, che è l'associazione che l'anno scorso ha denunciato Carmelo e i giudici hanno deciso di andare avanti con l'indagine. Manos Limpias, scusa, per chi non parla il francese, Mani Pulite, spagnolo Manos Limpias, giusto? Sì. Esatto, ok. Esatto, okay. C'è questo interessante articolo che vi consiglio di andare a leggere, perché chiarisce abbastanza cose. Comunque, detto questo, voglio dire, figurati se già mettiamo 1 milione in più a pilota, figurati se non troviamo 2 posti per Valentino, se poi non c'è qualcuno che è antipatico o qualcun altro, che lo facciamo andare a casa amorevolmente. Guardate in passato quante persone hanno dato una mano a Carmelo quando correvano con le CRT, ok? E poi dopo sono stati, diciamo così, messi un po' alla porta. Comunque non c'è problema, fa parte del gioco. D'altra parte la Federazione Motociclistica Internazionale è inesistente e il buon Carmelo può fare tutto quello che ritiene opportuno nel modo migliore, ecco, senza avere... voglio precisarvi una cosa, e lo dico perché le fonti poi per un giornalista sono sempre sacre. Però quando il 5 gennaio 2016 scrissi Carmelo potrebbe essere depotenziato, ed è una cosa che è accaduta poi, fu la Federazione Motociclistica Internazionale che mi passò la notizia, perché erano veramente stanchi di quello che stava succedendo, ecco, ok? Quindi voglio dire, attenzione, perché nulla è per sempre. Per quanto diceva il grande Mino prima, sì, io capisco bene, però il motociclismo, Mino, anche dopo che sei andato via te, il motociclismo è sempre stato un grande motociclismo dello spettacolo, e io credo che anche dopo Valentino il motociclismo sarà un grande motociclismo, anche perché quest'anno, se voi notate bene, all'ultima gara a Valencia erano due piloti, uno si chiamava Marquez e uno si chiamava Dovizioso, a contendersi il mondiale, eppure l'autodromo di Valencia era sold out molto prima che 20 giorni prima, ecco, voglio dire. Poi davanti alla televisione c'è stata tanta gente. Attenzione, perché voglio dire, forse il motociclismo va avanti uguale. Poi volevo dire una cosa, quello sola, poi che stavo dicendo io prima, secondo me è uno scandalo, ecco, questo è uno scandalo. Rossi, bello carico, vuole il sesto rally. Signori, quello lì non è un rally, quello lì è un'altra storia. Quando uno fa un rally, lì c'è Ciccarone lo sa, come ha scritto anche il collega Nunez, senza tanti peli sulla penna, se uno fa un rally e la macchina è sottopeso, torna a casa. La CRAI, che ha in questo caso fatto una deroga, perché detto gli diamo una penalità. No, vabbè. Non è così. Va bene tutto, però non chiamiamolo rally, per favore. Aspetta, no, fatti spiegare da Daniele. Daniele è stato direttore del rally per tantissimo, 19 anni, 20 anni. No, vorrei chiarire con Bruscolini. Allora, innanzitutto un organizzatore tiene alla sua creazione. Scusa, puoi parlare più vicino al microfono? Sì. Ti sento. Un organizzatore tiene molto alla sua creazione, giusto? E Monza chiude la stagione con questo Monza Rally che si faceva nel parco quando si poteva, poi non si è avuto più permessi ed è nato questo Monza Rally sulla pista, solo pista, e quindi è stato chiamato show perché è stato inserito anche il Master Show alla fine, questo scontro 1 contro 1, e ha avuto la sua evoluzione. Dal 99 Valentino fa parte di questo show, lui conosce molto bene e viene con macchine ufficiali a correre questo rally, come ha detto prima Stefano, ed è bravissimo all'interno di Monza in questo rally. Monza tiene molto alla produzione, all'organizzazione, alla parte economica di questo rally, perché tutti vogliono correre, ci sono 120 iscritti, cosa che hanno difficoltà chi organizza rally nelle stagioni normali. Quindi è una fine stagione dove è una festa per tutti, dove, credimi, tutte le macchine all'inizio della gara vengono controllate le flange, dove si fanno più controlli che in ogni altro rally, perché prima di uscire dal percorso, dalla pista, le macchine sono obbligate a passare su questa pesa, su questa bilancia, e obbligatoriamente non si fa nei rally, perché quando corri in mezzo ai boschi, alle paludi, non controlli la macchina. Qui si controlla ogni prova, e qui è stato preso sia Valentino, non ricordiamo, Cairoli, anche lui era sottopeso, perché non è, e credo una Hyundai, non so, io ho letto. Quindi bisogna dare atto anche agli organizzatori che hanno avuto il coraggio di dire che Valentino era sottopeso, ed è stata data una penalità di 10 secondi in cui Valentino perdeva il rally per 10 secondi, perché la gara successiva, la prova successiva era di 1 km e 300 metri, dove nessuno pensava che il primo, che aveva un vantaggio di 11 secondi, facesse un errore del genere. Il buon Bonanomi, grande pilota, che ricordo sabato sera era secondo a 1 decimo da Valentino, ha fatto questo errore e Valentino ha vinto il rally. Per chiudere sulla storia della CSAI, è vero, l'articolo della CSAI prevede che una vettura, se ha un problema tecnico, deve essere mandata a casa, squalificata. Però fin quando c'ero io è stato inserito questa clausola, questo regolamento, questa nota nel regolamento particolare di gara, che sovrasta il regolamento nazionale sportivo, che è quello della CSAI, in cui è facoltà dei commissari sportivi decidere la penalità se una macchina è sottopeso, punto. E hanno deciso di dargli 10 secondi, con 10 secondi perdeva il rally Valentino. C'è stato quel fatto di Bonanomi che ha fatto questo errore, tutto qua. Però credimi, negli anni che sono stato io, grandi flange controllate, peso all'uscita di tutte le prove speciali, quindi bisogna dare atto, concludo, che gli organizzatori hanno avuto il coraggio di dire: Valentino, Cairoli e Mister X sono sottopeso, noi gli diamo una squalifica, una penalità. Questo però bisogna darne atto. Ok, perfetto, Daniele. Guarda, spiegazione esauriente, comprensibile, ti ringrazio molto e voglio anche sottolineare che comunque Valentino anche con le macchine va fortissimo, quindi siamo niente tutti di particolare, ecco. Però io sapevo nel mio piccolo, poi io non mi intendo molto di rally eccetera, siamo qui che perché? Ad esempio mi pare che Delecour nell'ultimo rally di Francia sia stato trovato con la sua Citroën 3 kg sotto e sia stato mandato a casa. Allora io non sapevo che qui era stata fatta una deroga e quindi chiedo. No, non c'è una deroga, è una nota inserita nel regolamento particolare di gara. Quando lo inserisci nel regolamento particolare sovrasta quella nazionale. Ok, non lo sapevo. Brusco, io penso che comunque quello che ha fatto Daniele quando ha inserito questa clausola nel master lì che c'è a Monza, però in questo caso sia giusta, perché comunque secondo me personaggi come Rossi che portano 30.000 persone, se non c'è lui non fai rally, quindi è logico che non è da paragonare a rally di Svezia, questo è sicuro, però in questo caso sono stati bravi a dire c'è la penalità, però lo spettacolo continua, perché la gente se mandi via non fai il master show lì, quello che è. Beh, il master show è a parte da quello. Però comunque la gente la domenica sta lì, perché se non fai quello le tribune sono vuote e vanno via, quindi Rossi è logico che fa la sua parte, poi ci si mette anche Meda che la tira nel muro, per cui lo spettacolo poi c'è anche Meda che fa molto più spettacolo, fa sempre danni, quindi vabbè, secondo me c'è giusto così. Dai, va bene, è chiaro. Brusco, poi andiamo, torniamo un attimo sulle moto prima di chiudere stasera, perché come lo vedo io, le corse come le vedo io sono diverse, comunque mi ritiro in buon ordine, va bene. Diciamo che stasera abbiamo parlato di due cose che poco c'entrano con il motorsport, dai, la Formula E e anche il rally è piccato uno show, una cosa di differenti. Ma invece, arrivati a show per problemi tecnici. Notizia di oggi, leggevo che c'è l'introduzione di due nuovi titoli, la miglior squadra indipendente nella MotoGP e il miglior pilota non ufficiale, per cui nascono due nuovi trofei e qua già si comincia a pensare chi potrebbero essere i papabili, qui rientrano anche altri piloti importanti come possono essere i nostri Petrucci o altri, per cui dopo la pubblicità vi chiedo qualche cosa su questa nuova. Daniele, devi andare a commentare la Formula E, ti lascia non divertirti troppo, No. Non sganasciate dalle risate, non mettere i tappi che non servono. Ci vediamo settimana prossima. Voi fermatevi lì, torniamo subito, un minuto ancora. È bella, mamma mia! Brum brum! Editori Fassina quella bianca. Domenica gemelle e titani, la lice all'azzurro, sono dei titani questa. Wow, anche qui! Guarda! Sì, l'ho trovata! Marrone! Oh, è per tornare a Iaio! Tony Fassina! Guarda mamma! Per essere davvero grandi bisogna saper restare sempre un po' piccini. Gruppo Fassina, in via Roma 15 e Via Grassi 98 a Milano. Motostar, la grande concessionaria Honda a Milano. Dal 1975, 2 sedi e tanta passione. Da Motostar trovi tutta la gamma di moto e scooter Honda 2017. Moto e scooter usati di tutte le migliori marche del mercato, garantiti e ricondizionati. E poi vendita, ricambi, officina e assistenza con interventi rapidi e professionali. Motostar, 2 showroom a Milano, in Viale Caterina da Forlì 24 e Viale Certosa 282. Eccoci, ben ritrovati, parte finale di Paddock di questa sera. Abbiamo allora questa novità, no? Introduzione della miglior team, miglior squadra indipendente, miglior pilota independent, un pochino come c'è nel mondiale turismo, no Marco? Sì. È una cosa che secondo me ha abbastanza senso, tanto Stefano è stato campione mondiale independent del MotoGP. Ti piace per come approccio? Sì, è una di quelle mosse che può... Ma perché no? Alla fine si è lì per così, ottenere risultati e quindi... Ci si confronta con team ufficiali e alle volte si riescono a ottenere buoni risultati, però se non altro c'è un obiettivo da raggiungere attraverso... si sa che bene o male quei posti lì davanti sono praticamente raggiungibili. Si prova sempre, qualche volta ci si riesce. Piace Giacomo? No. Oddio, sì, è uno stimolo. Non cambia la vita. È uno stimolo in più, dice vabbè io sono privato, quelli sono ufficiali, sono andato prima dei privati, insomma. Sì. insomma. È un contentino. No, è un contentino. Ok, Brusco, sei ancora lì? Sì? Sì, sì. Ti piace questa cosa? Sono d'accordo con Giacomo, con Agostini, è uno stimolo in più per i piloti e per i team, per fare meglio, quindi per portare a casa alla fine della giostra qualche soldino, perché vi garantisco che i team di Moto2 e Moto3 fanno una grande fatica ad arrivare a fine stagione. In Moto2 e Moto3 abbiamo ormai dei signorotti che spendono i loro soldini come Marco DS e quant'altri per fare la scuderia. Chi, come i team privati, vanno a cercare gli sponsor, poi hanno pochissima, parlo degli italiani, poca visibilità in TV perché c'è un po' di conflitto di interessi fra Sky e quant'altri che occupano parecchio spazio là, ok? Quindi voglio dire, fanno fatica questi qua ad arrivare a fine anno, ragazzi, e c'è gente che si sbatte tutto il giorno per trovare soldini. E tra l'altro stanno succedendo cose strane in questi giorni, c'è una trasmigrazione di sponsor e di piloti sotto traccia per varie situazioni che adesso non stiamo qua a dire, eccetera. Quello delle Moto2 e Moto3 è un mondo veramente difficile, dovremmo aiutare questi appassionati, perché là ci sono degli appassionati che corrono, che fanno sacrifici, ragazzi, ma sacrifici grossi. Senti qua, te la alzano e tu dall'alto del tuo 1,35 m di altezza la schiacci come faceva quella del cartone animato, e dicono strano, il Bruscolini ha detto che Valentino farà un team privato e casualmente oggi ufficializzano che ci sarà il trofeo per i privati. Però comunque Maurizio, sì, sono d'accordo, sono d'accordo con lui. Dimmi, Giacomo. Dimmi, no, dico, sono d'accordo, anche se loro fanno tanta fatica sia Moto3 che Moto2, dico poverini tra virgolette, però effettivamente sacrifici, però nonostante questo sono in tanti, cioè in Moto3 devono lasciarne a casa tantissimi perché sono più di 30, e Moto2 altrettanto. E tante volte dico, ma non ci sono i soldi, no? non c'è chi ti aiuta, però ci sono tanti che riescono a correre. Forse sarà il grande amore per le due ruote, per le due ruote, insomma, che fa parte. Esatto, è proprio questo, Giacomo, il grande amore per le due ruote. Allora, tu prendi un team come questi qua, che ci sono nella mia zona, Pesaro, che corrono il motomondiale da 20 anni con una grande professionalità, con una grande storia alle spalle. Tra l'altro ci ha corso anche l'amico Gianola con il team che sto dicendo adesso, che è quello di Cecchini, che è la Ceba Corse, no? Voglio dire, questi signori, grandi professionisti che hanno sempre lavorato in maniera incredibile e tirano avanti bene, per carità, però voglio dire, i sacrifici sono tanti, perché mantenere oggi la competitività in un mondo così è difficile. Sì. E ci fa dei dubbi, è vero? Sì, sì, dici una verità, perché poi io sono anni che seguo la Moto2, la Moto3, anzi poi sai che ho aperto benissimo questo nuovo ruolo che ho iniziato più di 10 anni fa con i ragazzi che a 14 anni vanno su una Moto3 che fa 240 all'ora. Bisognerà che sia i tecnici per comprare queste moto, perché non dimentichiamo che una Honda privata, una Honda ufficiale, chiamiamola ufficiale, una KTM ufficiale 250 monocilindrico, un pacchetto sfiora 350-400.000 euro solo di moto. Poi quindi anche Gigi, che fa parte della squadra, sa benissimo, è giusto quello che dici. Bisognerebbe aiutare, perché poi questi ragazzi oggi, rispetto alla nostra generazione, cioè i passaggi sono proprio dalla Moto 3 alla Moto 2 alla MotoGP. Adesso tutti quelli che vediamo in MotoGP, a parte qualcuno, sono quasi tutti dalla Moto 3, da Dovizioso a Lorenzo a Valentino, partono tutti da lì, da 125 Moto 3. Quindi l'aiuto dovrebbe essere un po' di più, perché l'anno comunque abbiamo perso qualcuno in Moto3, perché i partenti sono solo 26, prima erano molto di più, e hanno aumentato qualcosa in Moto3. In Moto3 però è arrivata anche la KTM, e poi si parla del 2019 con la Triumph, però sono tutti costruttori che non sono più sono team, ma sono costruttori, diciamo, fatte, non dico in casa, però se tu guardi chi costruiscono i telai, Sutter correva in 250, Calex, Testois, Speed Up che poi è Bosco Oscuro, cioè ci sono, e la KTM si è messa dentro che l'anno prossimo sarà sicuramente la moto da battere e logicamente hai ragione, io appoggio anche quello che dice Mino. Alla fine bisognerà, perché poi noi abbiamo un altro problema, che in Italia, oltre che siamo la patria delle moto vere, di squadre che non ci sono più, tra cui l'ultima che è uscita è l'Aprilia in moto piccole, va bene, andata in MotoGP, però abbiamo anche un problema fiscale, perché noi tutti gli sponsor che abbiamo, quando tu hai uno sponsor dopo 5 minuti hai la finanza, la gestazione delle entrate che nel dubbio dice che sei un ladro, che tutto quello che fai dovrebbero prenderlo loro e questa forma di pubblicità non esiste. Questo problema in Italia sta venendo fuori e fra un po' ne sentiremo di grosse, e ci sono già, adesso non lo diciamo, quindi anche queste cose qua sono delle problematiche che all'estero hanno molto meno di noi, ma molto meno, quindi è giusto quello che avete detto, bisognerebbe aumentare un po' la Dorna che dia qualche soldo in più alle squadre perché ci sono dei problemi. Ecco, ma perché secondo te io ogni tanto diciamo così batto sul tasto Dorna? Perché quando alcuni di Moto2 e Moto3 sono andati da Espeleta a dirgli: Espeleta, dobbiamo che ci aiuti un attimo perché noi abbiamo delle serie difficoltà, ok? Espeleta gli ha detto: fuori dalle scatole, io ho la fila di gente che vuol fare la MotoGP. Allora, voglio dire, questa mi sembra comunque da parte dell'organizzatore una mancanza di sensibilità, ma lo ridico ancora una volta, poi Bobbiese mi caccia. Voglio dire, la federazione motociclistica, che è quella che ha dato fino al 2036 i diritti a Carmelo, perché sta sempre zitta? Perché la federazione non fa, perché lascia parlare l'IRTA con la federazione? Ragazzi, la federazione Mino, la federazione, te la ricordi la federazione ai nostri tempi? Beh sì, ce la dava. Comandavano loro giustamente. Esatto, comandavano loro, voglio dire, adesso no, adesso comanda Carmelo. Ma sai perché? Perché Carmelo ha comprato, ha pagato, la federazione sta tranquilla, becca i soldi, cosa vuoi? Questo è chiarissimo, però perché fino al 2036? Hanno esagerato forse, vero? Un po' esagerato, sì. Hanno esagerato sulla scadenza. Allora, voglio dire, ma è sul 2036 che si regge la Dorna, capisci? Voglio dire, a me va tutto bene, però vi dico, all'interno della federazione bisognerebbe che arrivasse qualcuno che si facesse un attimo sentire e voglio dire, questi ragazzi della Moto2 e la Moto3 ma non possono più, Maurizio, non possono più perché ormai hanno venduto i diritti e non possono più ormai, capisci? Fino al 36. Io però, non lo sapevo che fosse fino al 36. Maurizio, però di base ci abbiamo anche che se tu guardi anche la federazione italiana, cioè abbiamo, è vero che Dorna e Speletta ha fatto i suoi interessi ed è uno che ha capito Eccleston come faceva andare il baraccone della Formula 1 e poi un po' ha scoppiazzato e ha preso in mano la palla, però il problema è che sia nella FIM che nella FMI ci sono personaggi, c'erano ai tempi di Mino, forse anche ai tempi miei, quelli che erano appassionati come Brenni, come questa gente qui, forse Zerbi, ma però è cambiato il mondo, cioè questa gente qui si perde la passione, tante cose sono solo per interesse, se arriva qualcuno che ne sa una pagina più del libro, prende in mano la patata e se la gestisce, e questo è il fatto che comunque molta gente non ha neanche più le qualità per farlo, perché è questo il discorso, questa è un po' la formula. Okay. Chiedo scusa, arrivo da Patrizio, Gigi e poi Cantù. Riguardante la Moto2 e la Moto3, penso che sia proprio solo un discorso purtroppo di business, perché quando è stato scelto di passare al 4 tempi è stata penalizzata l'Aprilia dicendo che le sue moto costavano troppo il noleggio. Siamo arrivati con un buon, diciamo, all'inizio era un buon progetto, avevi un costo di 12.000 euro a motore, c'era il tuo telaista artigianale, come poteva essere affittiero, chi per sé faceva il telaio, lo potevi tenere 2 anni. Il fatto è che in questo modo potevi pensare di far crescere una persona, adesso ti trovi di fronte, per colpa che hanno fatto entrare le case, come succederà e come ha detto Ezio nella Moto2, perché se tu dai l'opportunità a una casa costruttrice, e Mino lo sa, di lavorare contro un artigiano, non potrà mai vincere l'artigiano, mai, mai. E cosa succede? È una questione di tecnologia, di investimenti, di possibilità economiche. La possibilità che mette la casa è talmente alta che andrà a rovinare tutto il resto. Così è stato per le spese della Moto3, sarà probabilmente per le spese della Moto2, e poi giustamente si chiede una mano. Però basterebbe riprendere in mano il regolamento e fare esattamente quello che bisogna fare, far crollare il costo per dare la possibilità anche a questi ragazzi di crescere, di arrivare, perché bisogna anche pensare che un team deve anche far quadrare i conti. Per forza, perciò non è che puoi prendere e farlo correre. Comunque era meglio, il monomotore va bene magari per una categoria, ma per io per la Moto3 non avrei fatto il monomotore, anche perché devo dire la verità, guardate che nelle altre categorie... No, ma per dirti io sto pensando... All'inizio era 12.000 euro a motore, certo, il prezzo era fisso, il motore lo potevi vendere. Con te, no, ma io sto dicendo in generale, anche perché vi devo ricordare una cosa, quando io ho iniziato col 125, poi abbiamo fatto 250, 500, eccetera, eccetera. Guardate che team così tanti, anche perché sono sempre stati numerosi, team sia nella 125 che 250, poi qualcuno cresceva, passava nella classe regina, eccetera, eccetera. Non ci sono nelle altre categorie degli sport motoristici, cioè nell'automobilismo tu arrivi, c'è la Formula 1 dove guadagni i soldi, ma negli altri li spendi e basta. È vero, cioè, Paolo? Marco, è così? Direi proprio di sì, purtroppo è così. Quindi per amore del cielo la Dorna ha fatto non poco, secondo me, ha già fatto molto, devo dire, per quanto riguarda queste categorie inferiori. No, tra l'altro finisco un discorso, cioè appoggio anche quello che dice Patrizio. È un po' quello che dicevo anche prima, però non è che la Dorna tutto quello che fa non funziona. Ad esempio, nella Moto2 qualcosa di valido c'è, però se noi andiamo a guardare la parte della tecnologia, cioè logico, non so, la Aprilia 250 è una moto nata per fare le corse da Gran Premio. Poi, siccome per i costi era già alta la 125, hanno litigato, secondo me, la Dorna con l'Aprilia, non si sono messi d'accordo per delle cose interne e allora c'è stato lo sgambetto della Dorna a fronte della Aprilia. Però la Dorna ha fatto vedere una cosa: io ti faccio lo spettacolo lo stesso anche con un motore 600 CBR messo sotto un qualsiasi tipo di telaio e lo lascio libero. La gente poi, noi interni, guardiamo le prestazioni, guardiamo qualcosa, ma a livello di visivo non cambia niente, perché la competizione la fai comunque vedendo una gara. Poi che, tanta gente mi dice: ma la Moto2 che moto è? Non, cioè, ancora. Non è una moto, cioè, però è tutti motori Honda, poi ognuno, il costruttore, fa quello che vuole. Tolto questo, che non dici che come la moto, invece la Moto3 è una moto che nasce per fare le gare, comunque è una moto da Gran Premio, perché c'è la KTM contro la Honda, poi c'era la Mahindra, vabbè, adesso è saltata, diciamo, però lì c'è la gara della tecnologia, cioè va di più una Honda o va di più una KTM, e la KTM sulla pubblicitaria è andata a fare la MotoGP, certo, e anche la Moto2. Quindi la Dorna nella Moto2, secondo me, ha azzeccato la cosa. Quindi è logico che nella Moto3 un po' meno, e poi nella MotoGP, vabbè, addirittura è stato se per, non li aiuta. È stato per un fatto economico, capito? Anch'io avrei preferito che si fosse la Gilera, la Morini, l'MV Agusta, eccetera. Però, sai, poi queste case lottano e ognuno poi diventa un po' come la Formula 1, chi spende di più ha di più, eccetera. E toglievano al privato la possibilità di lottare. Adesso invece vedi che sono tutte uguali e quindi vedi che il gruppo si è ristretto. Un po' più il pilota. Sì, ma il gruppo si è ristretto perché? Perché la moto è uguale, quindi anche il pilota, cioè, diciamo, facciamo vedere più piloti capaci, capisci? Sì. Grazie alla stessa moto, come anche i MotoGP oggi, perché oggi sono tanti insieme, che poi che vincono sono sempre i due o tre che hanno quello che... Perché? Perché la tecnologia, perché l'elettronica, eccetera, ha portato le moto tutte là. E quindi basta appena una piccola cosa. Cioè io non sono d'accordo che, con tutto il rispetto che ho per l'australiano Miller, mi vince tante gare quanto ne vince un Valentino Rossi. C'è uno che guadagna 300.000 euro all'anno contro uno che guadagna 10 milioni, cioè contro un Valentino una volta campione del mondo. Quindi capisci, cioè le moto oggi le hanno, soprattutto in MotoGP, le hanno portate talmente a un livello estremo che anche quello che non è bravo arriva subito lì, che poi per vincere, ripeto, non è facile, però è lì. Quindi vedi che si formano dei gruppi quanto è difficile superare, quanto è difficile. Secondo me anche un po' le case, che poi purtroppo sono le squadre giapponesi, perché fondamentalmente ormai a parte la Ducati e il gruppo Piaggio non c'è quasi più nessuno, quindi il dramma è anche lì. Le categorie inferiori in fondo aumentavano anche le vendite dalle moto ai ragazzi inferiori, cioè i ragazzi non ci sono più, se noi guardiamo, alla ECMA, certo, eccetera eccetera, non ci sono più moto da 125 stradali. No, per innamorati dici compra la Ginevra, compra la 250 stradali, cioè, ci sono dei gran, ci sono dei gran scooter, e poi ci sono moto superiori da 400, 600 eccetera, quindi francamente anche la vendita che sono andate giù, perché le moto effettivamente purtroppo hanno avuto un calo come hanno avuto anche le automobili, ma le moto forse in modo maggiore, e anche perché secondo me comunque certe categorie di moto non ci sono più, e invece noi siamo nati tutti con, dal cinquantino al 125, poi siamo con la passione di dire compro la Ginevra perché vince, compro l'altra perché... L'ultima generazione è stata quella degli anni 90, quando c'era la Cagiva, c'era la NS Honda, ce n'erano un po' di marche, però... Cioè, compro la Cagiva perché ha vinto il Gran Premio d'Australia, per dire. Sì, sì, ma c'era 125 da strada che facevi, ad esempio c'era meno per la 250 perché non c'era. Cioè adesso Moto2 vince una, ma non sai che moto vuole. Il motore CBR 600 che è quello da strada, però lo spettacolo c'è. Volevo tornare un secondo solo velocissimo, siamo in chiusura. No, che comunque la Dorna anche in MotoGP, quello che si diceva che dava $1 milione ai piloti, però qualche squadra la Dorna, perché sennò corrono solo gli ufficiali e gli altri stanno a casa, gli hanno dato una mano a stare in piedi con i diritti televisivi, cioè gli hanno passato del denaro, perché alcune squadre italiane non hanno gli sponsor per pagare 7, come dice Brusco, 7-8 milioni di euro una stagione da privato, perché dove va a prendere in Italia quei soldi lì? Poi sai cos'è che la Dorna aiuta la MotoGP, perché loro guardano l'audience, cioè l'audience della Moto3 è una cosa, del Moto2 è una cosa, e la MotoGP è l'altra, quindi loro naturalmente spiegano, sempre come la Formula 1, insomma, come dicevate prima. E poi Mino, sono passati la Pai TV perché gli arriva i soldi sicuramente, perché la pagano gli utenti, ma Italia 1 non ce l'ha fatta più a pagare determinati cosi, perché, però non c'è la visibilità. Però è sempre più viva l'idea che nel 2019 perché la Champions è andata, perché la Champions torni media, se poteva essere. Ce l'hai un pensierino della sera, Brusco? Sì, allora aspetta, Filippo scusa, ti avevo detto facciamo il break e poi torno sul pensierino e salutiamo, poi dimmi sì, fai un cenno sì con la capocciona barbuta, va bene? Tieni il pensiero della sera, prima di fare la pipì, stai lì. Ho scelto Fassina perché in 20 anni ha accontentato più di 300.000 clienti. Abbiamo scelto Fassina perché ha la soluzione per ogni famiglia. Ho scelto Fassina perché pensa anche a noi anziani. Abbiamo scelto Fassina perché pensa anche a noi giovani. Ho scelto Fassina perché pensa anche alle esigenze di noi mamme. Abbiamo scelto Fassina perché è la scelta giusta. Fassina, in via Rona 15 e in via Grassi 98 a Milano. Per un'estate diversa, scegli Laghi Carcana. A soli 5 minuti dal centro di Milano scoprirai un mondo meraviglioso, composto da 3 splendidi laghi in un contesto unico, immerso nel verde con fiori, piante e prati verdi. Il luogo ideale per pescare, abbronzarsi, rilassarsi. Zone picnic all'aria aperta, grigliate nelle aree attrezzate. Nel centro dei laghi troverai anche un romantico ristorante con una splendida terrazza sul lago. Potrete gustare specialità di pesce sia di mare che di acqua dolce, ma anche carni sceltissime e un'ottima pizzeria. Per le tue giornate d'estate, scegli Laghi Carcana. Non potrai più farne a meno. I Laghi Carcana sono a San Pietro Cusico, via Privata Carcana, frazione di Zibito, San Giacomo, Milano. Telefono 02 90 00 38 56. Sul web laghicarcana.it. Brusco, ti lasciamo col pensierino della sera, dai, ce l'hai? Sì, il primo pensierino della sera è a Gianola che non mi deve provocare, non lo deve fare, anche qua, cioè, non lo deve fare. Comunque tu non sai tutto lì a Pesaro, quello che... Vabbè, però tu non mi provocare perché poi diglielo. Ma si può dire qualcosa o no? Poi dopo le paghi tutte, diglielo, ma Bruscolini tutte le paga. Ma tu non... Lo sai che ti voglio bene. Comunque il pensierino della sera è questo. Vediamo se lo sai. Ma mi sono sbagliato prima, no, non lo so, mi sono sbagliato io prima e i miei amici mi hanno già massacrato, Germano Lauro, il buon Angelo Castorini, Maxi Biasi, mi hanno massacrato e mi hanno mandato 37.000 messaggi Carmelo, e hanno ragione loro, non è il padrone della Dorna. No. Il padrone della Dorna è la Bridgepoint insieme al fondo pensioni canadesi CPPB, ok? Quindi signori, facciamo un quadro per la Eccleston, sì, però è lui che decide tutto, E mi hanno detto "Guarda Brusco che ti sei sbagliato, ho sbagliato e gli chiedo scusa a tutti". Non è Carmelo il padrone della Dorna. Sì, però è quello che decide molto, è quello che decide tutto. Chi sei, Ago? Ago, sì, no, guarda, sì, a me mi dicono che Carmelo ci sono due signori vicino, uno dei due, ognuno per un fondo, che gli stanno molto vicino e gli dicono quello che deve fare. Poi lui è l'uomo chiaramente che, hai capito, che va nell'ultima gara del 2015, quant'era, eccetera, eccetera, va da Valentino a consolarlo e Valentino gli dice vieni nel mio campo perché dobbiamo parlare. Scusate, stasera la devo fare, non l'avevo ancora fatta. Però sai, io vedo al Paddo che quando c'è qualcosa tutti si rivolgono a Carmelo, quindi ha ancora probabilmente gli hanno lasciato ancora potere, anche se non è il proprietario, però insomma ha molto voce in capitolo. Beh, è normale, l'uomo è l'uomo che rispecchia il potere, no? Okay? Cioè, vuol dire, deve andare da Carmelo, okay? Brusco, ma tu lo sai chi è il nuovo direttore sportivo di Fenati e di Arbolino o no? Non sai niente. No, guarda, non me ne può fregare di meno, potrebbe essere il buon Perotti, però voglio dire... No. Beh, non sei andato distante, però è seduto dall'altra parte. No, lo so, potrebbe... Sai, questi giorni tutti parlano con tutti, come sempre, eccetera, eccetera. Va bene, lo scoprirai. Prima o poi lo scoprirai anche tu, prima o poi te lo diremo. No, volevo saperlo da te se lo sapevi, tutto lì. Non lo so. Non lo sai. Vabbè, ce lo dirai, perché tanto lì appesano. Gianola, guarda, se vieni te... Gianola, bravo! Hai indovinato! Lo sapevi allora! Ma allora lo sapevi! Ma guarda, ma scusa, abbi pazienza, Gianola, io e Gianola ci siamo telefonati un mese e mezzo fa. Mamma mia, se le sapevi le cose. Allora faceva finta. Che ruffiano quel Gianola, Paolo. Non faceva finta. È vero o no? Cosa? È vero? È vero o no? È vero. Sentiti al telefono, abbiamo parlato di tante cose e ho detto ma Gianola, ma perché non ti piacerebbe a te fare? Adesso è lui che te l'ha fatto fare. È stato lui, dai. Andiamo a nanna. Ti riavvicino un attimo solo al monitor, che è bello vederti quando fai così, che vieni vicino. Fai ancora così e poi andiamo. Eccolo. Guarda, che paura. Va bene. Avevamo parlato, ma settimana scorsa ho fatto questo accordo. Io avevo parlato con chi di dovere, poi t'ha messo lui là! Bravo! Sposta le pedine così! Adesso mi ringrazio. Ecco chi era il tuo manager. Mi sa che busta l'ha fatto da me. Sì. Va bene, ragazzi, allora è il momento di salutarvi. Grazie Brusco per essere stato con noi. Ringrazio anche il Calobolo e speriamo di rivederti presto. Marco, puntata un po' particolare, siamo salati di qua e di là. Domani sera vi ricordo che c'è Gianola 4 o 5? 4? A Storie di Motore alle 22:30. Volevo chiedere a Natale, sarà possibile avere un cofanetto che di Gianola Christmas per Natale per tutti? Certo, lo consegna Bruscolini, arriva il manager. Assolutamente sì, domani sera 22:30 e poi aspetto gli altri, quando potete me lo dite, Storie di Motori, e vi lasciamo con una chicca, grande richiesta, lasciamo con l'audio originale quella fantastico botto dell'amico Guido, che così almeno andiamo a letto tutti contenti. Ciao ragazzi, ci vediamo domani sera con Storie di Motori 22. Cosa ridi? Ciao. 5, 46 vetture al via, quasi tutte quelle che ci sono in circolazione in Italia. Non vorrei adesso sembrare... No, ma hai ragione. Tanto me ne è andato un po'. Toccata! Mannaggia Guido! Ah, non ci voleva, peccato. Per Guido, peccato. Adesso esce e saluta. Sì. Deve anche spingerla fuori.